Buongiorno a tutti e benvenuti alla consueta diretta Casa Spiderup, sempre facendo formazione per un'ora. Oggi abbiamo come ospite un grandissimo preparatore atletico internazionale, vorrei dire, e che è Umberto Ruggero, che oggi attualmente è il preparatore fisico dell'Under 19 del Genoa e soprattutto è anche docente in federazione per quanto riguarda metodologie dell'allenamento. Vediamo se riusciamo a collegarci direttamente con Umberto. Ciao Rudy. Grazie. Umberto, buongiorno. Ciao, ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Noi, mi permetto di darti del tu, perché ormai sono anni che ci diamo del tu e ci conosciamo, quindi mi permetto anche in questa occasione, anche se sei per tutti il prof. No. Mi chiami Umberto e sono... e basta, dammi del tu e andiamo avanti così. Va bene, va bene. E tra l'altro, vabbè, noi ci siamo conosciuti in un'esperienza, mentre si collegano tanti atleti, vedo anche, ci siamo conosciuti in un'esperienza particolare a Bucarest, quando tu eri preparatore atletico della Dinamo, serie A chiaramente, con Dario Bonetti come primo allenatore e Alessandro Birindelli in vice, e presentai lo Spiderup lì. Mi ricordo quell'evento, anche perché siamo usciti a cena, ci siamo scambiati le opinioni e tutto, e tu tra l'altro eri in stampelle, mi ricordo, avevi appena fatto un'operazione, nonostante ciò stavi facendo comunque una preparazione atletica, eravate in preparazione di fondo, quindi la parte iniziale della stagione per la Dinamo, giusto? Sì, giusto, sì. Ma anzi, guarda, è successo questo, scusa l'aneddoto, ma io mi presentai in ritiro, perché in ritiro... la stagione lì finisce un po' tardi, inizia presto. Comunque io feci l'intervento all'anca e mi presentai con le stampelle. Durante il ritiro l'altro preparatore, spostandosi in bicicletta insieme all'allenatore di portieri Claudio, spostandosi in bicicletta dall'albergo al campo, guardarono un ruscello, cadde e si fece parecchi danni, soprattutto in testa, quindi giravamo io con le stampelle e lui fasciato. Una squadra di disastrati, c'era Dario che impazziva. Dice, cominciamo bene, però dai, poi gli atleti invece è andata alla grande. No, era mandato via, quindi. però lì dai, ci sono altri motivi, non di certo per la non competenza, ma anzi, siete stati grandi. Tra l'altro avete fatto una stagione, mi ricordo, c'è stata una, ancora gira su internet. Abbiamo avuto due coppe, sì, abbiamo avuto due coppe. E il tipo era veramente... Ma Dario... Allora Dario era la sua seconda esperienza alla Dinamo. Dario era amatissimo dai cani sciolti della Dinamo, cioè dai tifosi della Dinamo, lui è proprio nel cuore loro, anche perché fece un'impresa la prima volta nel 2009, sì, fece un'impresa in Coppa UEFA, persero 3-0 in casa e andarono invece a ribaltare fuori casa in Cecoslovacchia, in Repubblica Ceca, adesso Cecoslovacchia, andarono a vincere... fecero tre pari e vinsero e passarono il turno ai rigori, un'impresa straordinaria, però lui è amatissimo e lui ama la Dinamo molto. Certo, c'è un legame molto, molto forte, mi ricordo perché noi viaggiammo in aereo, io e Dario ci siamo conosciuti in aereo, quindi sì, cosa fai, cosa non fai, tu casinisti, figurati. Grazie anche a Sara, una persona che così parlando si è creato questo discorso in tre, e praticamente siamo scesi dall'aereo ed è stato accolto da giornalisti, mi ricordo c'era Alessandro Birindelli, appunto, c'era un sacco di gente, e mi ha presentato appunto prima Alessandro e poi ci ha invitato al campo con questa cosa, quindi complimenti anche a lui, perché è vero, in effetti grazie anche a lui, la sua umiltà e la sua apertura mentale di voler proporre qualcosa che gli sembrava interessante, che era lo Spiderup al tempo. Chiaramente mi disse, però devo farti parlare con i preparatori atletici, perché sono molto bravi, sono molto preparati e sentiamo anche la loro, io ero già pronto a prendere parole, invece siamo andati poi su una linea molto, molto bella, ci sono ancora su internet dei video, delle foto, poi la regia qualcosa manderà magari, io anche quella con te che con le stampelle tiri il pallone, cioè ne ho una privata riservata che io l'ho provato.
Sì, e da lì dopo l'operazione sei diventato non più Umberto, ma un bionico. Un bionico. Lo sono tuttora. Però cioè, hai ripreso la grande perché hai giocato a pallone. Io... Quell'intervento lì fu un intervento di impeachment, a entrambe le anche. Poi 3 anni fa ho fatto un intervento vero e proprio di artroplastica di rivestimento, quindi adesso non sono proprio bionico a tutti gli effetti. Cioè ho un rivestimento sulla testa del femore, sull'acetabolo, e mi ha garantito... Senti, ecco, per tutti quelli che devono affrontare un'operazione, una cosa privata, personale, però magari può servire. Ci sono molte persone che sono titubanti sul fatto di farsi operare, hanno paura. Tu hai un'esperienza positiva anche per il dopo, cioè sei stato contento di essere operato, oppure anche tu forse dici ma era meglio forse non farlo? No, mi ha cambiato la vita, sono tornato a fare una vita normale. Io avevo difficoltà anche a camminare in maniera, claudicavo proprio. Quando incontravano i miei amici che non mi vedevano da tempo, non si spiegavano, purtroppo mi ero mangiato tutta la cartilagine, è stato necessario. No, mi ha cambiato la vita. Okay. No, perché ci sono molti, io ho anche degli atleti che gli hanno proposto appunto di fare questa operazione, hanno un po' di timore e non se la sentono. Va bene, è solo una... Comprensibile, ecco, un'esperienza diretta da te, quindi alla fine mi fa piacere, ti ringrazio. Sono tornato a giocare anche a tennis. Tra l'altro... infatti, quello che dicevo, mi ricordo anche questa cosa, hai fatto anche delle preparazioni atletiche dei giocatori, degli atleti di tennis, e nel frattempo la regia ci dice che ci saluta Dario Bonetti e che ci aspetta. A volentieri, Dario, sempre un buon ricordo. Due giorni fa è caduto da un muretto e si è inclinato 2 costole. No, Dario! Vedi, allenarsi a casa a volte, che dicono non fitness. Sta facendo il contadino lui. Arca miseria, vabbè. È una delle sue attività. Guarda, Dario, è una cosa che mi rimarrà sempre dentro, ma né nel cuore né nella mente, proprio dentro in maniera viscerale. Quando noi siamo stati 2 anni in Zambia con la nazionale e abbiamo girato parecchio. Quando giravamo, abbiamo fatto anche dei walk safari, quindi siamo andati anche a visitare, abbiamo avuto questa opportunità. Lui ogni tanto si fermava e andava a abbracciare queste maestose piante, ma proprio lui è già alto, grosso, le abbracciava e si innamorava, è innamorato della natura, e quindi lui è un contadino dentro. Guarda, io ti ripeto, mi ricordo sempre veramente, a parte la sua umiltà, la sua disponibilità, questa semplicità anche come persona, nonostante sia stato un grande professionista, e ricordiamo anche un grande giocatore, ha giocato nella Juventus. No, è stato un grande calciatore, professionista è un'altra roba. E questo proprio perché c'è la confidenza dell'amicizia. Adesso aspetta la cena, quando ci troveremo a cena te la fa pagare poi. Io ce l'ho impresso con la maglia UPIM della Juventus, che tu tra l'altro hai avuto un prurito. Beh, vabbè, però diciamo che apposta, parlando anche di Zambia, se non mi ricordo male, tra l'altro voi avete fatto una mezza impresa, quello qui, guarda, io questa foto ce l'ho impressa da sempre, cioè lui è top. Non la vedo. Dov'è? Adesso scopriamo che è suo fratello. Ah, può essere, perché il fratello ha giocato gli anni prima. Dopo. Vediamo se Dario conferma, a me sembra lui, comunque. A parte tutto, dicevo che con lo Zambia, anche con Dario, avete fatto una mezza impresa, dico mezza, anche se in verità, secondo me, è come se voi aveste vinto la Coppa d'Africa, perché con lo Zambia avete fatto la preparazione per 2 anni, se non sbaglio, con loro, e hanno vinto poi, anche se non eravate poi sulla panchina in quel momento preciso, però lavorando per 2 anni con la nazionale e riuscendo a vincere la Coppa d'Africa, secondo me è un po' vostra. Vuoi darmi qualche precisazione? Beh, allora, innanzitutto quella nazionale lì veniva già da una buona Coppa d'Africa precedente, poi si era un pochettino persa, ma era ricca di talenti. Poi quando siamo arrivati noi, la nostra... Io credo che mi ricordo l'esperienza sia umana che tecnica della mia vita, senza nulla togliere le altre. Perché? Perché siamo arrivati in un paese straniero e non sapevamo, a parte il fatto che non sapevo neanche dove fosse ubicato lo Zambia,
Però al di là di questo, noi abbiamo fatto una ricerca con i nostri strumenti. La federazione non ci ha mai dato nulla a disposizione, perché purtroppo noi arrivammo grazie al Presidente della Repubblica, e invece il Presidente della Federazione non era dalla nostra parte, quindi ci mise un pochettino i bastoni tra le ruote. Ma questo non ci ha assolutamente impedito di tirare fuori tutte le nostre armi, e siamo andati a scovare dei giocatori che erano in Finlandia. Uno addirittura era scomparso, un certo Bezuma Collins, un attaccante che ha giocato in Premier League, era sparito. E loro ce li nascondevano un pochettino, ci avevano presentato la loro formazione, e quindi c'erano dei giocatori che andavano bene, diciamo, a loro. E invece noi siamo andati poi a reclutare giocatori in Israele, un giocatore straordinario come un attaccante giovanissimo, un centrocampista altrettanto giovane, e ce la siamo ricostruita noi. Poi l'appeal, perché Dario da questo punto di vista è straordinario, ha un appeal nei confronti dei ragazzi, anche perché lui annusa il giocatore, annusa la situazione che si presenta in campo, sia in allenamento che in partita. Apro un'altra parentesi, perché la devo raccontare, un altro aneddoto. Nella nostra esperienza, perché abbiamo lavorato insieme 7 anni, c'era un allenatore, il suo vice, che poi è un suo caro amico oltretutto, un altro ex giocatore che ha giocato in Serie B anche nel Genoa, Marcello Marrocco, un ragazzo precisissimo, tutto d'un pezzo, talmente preciso che arriva dopo l'orologio, perché è talmente preciso, controlla tutto, che è sempre tardivo. Poi vabbè, è anche meridionale, quindi arriva tardi anche per quello. E quando preparavamo l'allenamento, lo preparavamo. Detto da te che sei nato a Bolzano, voglio dire, sei di Bolzano. Io sono di Bergamo e vivo, però io sono italiano, perché sono di Bergamo. Ho vissuto a Savona. Ecco perché vai con la regia d'accordo. Poi i miei genitori sono romani, vivo a Caserta, ma il nome è meridionale, io sono proprio meridionale, tutti gli effetti. Ma sono italiano. Anch'io ho sangue meridionale, assolutamente. Forza, sono tutti italiani. Comunque, Marcello, noi facevamo l'allenamento, lo scrivevamo, e poi andavamo in campo, e Dario già dal primo secondo lo cambiava, ma sempre, perché Dario poi arrivava in campo e capiva che doveva fare qualcos'altro, e Marcello ci rimaneva sempre male, perché non riusciva mai ad andare dietro all'allenamento. Comunque abbiamo fatto questa... siamo arrivati primi nel girone, ci siamo qualificati, e passava soltanto una squadra. Oltretutto in quel periodo lì c'era la Libia, che secondo me era molto forte, ma a livello politico era forte, anche se poi c'è stata la guerra, ma rimanevano una squadra molto forte. E l'ultima gara in casa, a noi bastava il pareggio, e invece il presidente della federazione spinse molto sulla stampa, e in quella settimana lì di camp, dell'ultimo camp prima della partita, la stampa continuava a dire che noi avremmo, per l'orgoglio nazionale, avremmo dovuto battere la Libia 4-0. Ma Rudy, noi siamo italiani, sapevamo che con 0-0 eravamo a posto, ma secondo te noi andiamo a vincere, andiamo a cercare di fare gol, ma fammi capire, ma dove stiamo? E allora invece tra il primo e il secondo tempo, lì fu grandissimo Dario, nel primo e secondo tempo, un tempo 0-0, era finito 0-0, entrò Dario, entrammo noi dello staff tecnico nello spogliatoio, stava per iniziare a parlare, arrivò il presidente con tutto il suo sciame di consiglieri, sia della federazione che del governo, e parlò prima in lingua madre ai giocatori, facendoli star zitti, e poi parlò in inglese, si fece capire, e disse loro: noi questa... è bloccato, la strategia riesce a ricollegare, mi senti? Allora, nel frattempo magari la regia se può mandare intanto qualche immagine, così possiamo commentare anche qualcosa della Dinamo di Bucarest, visto che abbiamo parlato di quello, nel mentre che riusciamo a ricollegare. Sono io forse che non vado? Ero io che ero sparito? O era Umberto? Io c'ero. Ah, ok, allora ero io. Fin dove sei arrivato tu? All'inizio. Ah, nel 1967, quando sono nato.
No, sono arrivato che eravate 0-0 primo tempo. Entrarono durante l'intervallo, entrammo noi dello staff tecnico, ma entrarono anche il presidente con tutti i federali, i dirigenti federali più governativi. Prima radunò i giocatori, cioè prese la loro attenzione in lingua madre, e poi iniziò a parlare inglese e disse loro: voi adesso rientrate in campo e per l'orgoglio della squadra, perché portate una maglietta gloriosa, eccetera, eccetera, per la patria, bla 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 bla, voi dovete vincere questa partita battendo per 2, 3, 4 gol i libici. Io dissi: adesso Dario parte, lo prende, lo alza e lo sbatte per terra. Invece Dario, tranquillo, attese che il presidente facesse le ultime sue considerazioni un po' fuori luogo, e poi disse: ragazzi, benissimo, adesso fate quello che dico io. In realtà entrarono in campo i giocatori, e noi dovevamo tenerli, perché continuavano, vedevi l'ala che si sovrapponeva al centrocampista, vedevi il terzino che si sovrapponeva all'ala, il portiere che si sovrapponeva per andare a fare gol, e noi che volevamo pareggiare la partita. Pazzesco. Comunque, si è qualificata, e poi con la squadra lì, il giorno stesso della qualificazione, noi tornammo a Lusaka, perché non eravamo nella città, no, tornammo prima in albergo, e lì ci arriva la comunicazione che il giorno dopo avevamo un appuntamento col presidente della federazione a Lusaka. Nel frattempo c'erano state le elezioni presidenziali, e il nostro presidente perse le elezioni, e il giorno dopo ci hanno licenziati. Ma non è che è finita 0-0 e come la Longobarda e l'allenatore? No, 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 no. Perché mi ricorda molto la sì, guarda, vabbè, non parliamo neanche più del tema che hai scritto sotto, perché io mi ricordo una partita in Coppa d'Africa, noi facevamo in Africa ci sono due competizioni internazionali, cioè continentali, una la Coppa d'Africa la Coppa d'Africa vera, e poi c'è quella per i locali, cioè per quelli che giocano nelle squadre locali, ok? E loro hanno tantissimi giocatori che giocano fuori. Giocammo in Sudan e andammo a fare una partita dal nostro albergo allo stadio, un'ora di pullman, un'ora in città. Arrivamo allo stadio, arrivò il team manager e ci disse: mi sono dimenticato i passaporti in albergo, e noi ci dovevamo presentare con i passaporti, quindi partita persa a tavolino. Quindi questa è l'Africa. Parleremo anche assolutamente della parte tecnica, però questo inizio di Amarcord, come dice la regia, secondo me fa veramente bene a tutti, perché la nostra è un'intervista in casa, quindi è come se fossimo veramente seduti a cena, come quella sera a Bucarest nel 2012. Si chiacchiera un po' insieme, e se della parte bella anche umana, anche soprattutto perché abbiamo moltissime persone che ci seguono, tra l'altro saluto Jessica e Marco che ci stanno seguendo anche da YouTube, perché siamo anche sulla piattaforma di YouTube, non solo su Facebook, sulla pagina Rudy Alexander, e c'è anche un ragazzo molto giovane, gioca nel 2007, lui è un difensore in questo momento, che non vedeva l'ora di questa tua intervista per seguirti, che si chiama Marco, che figlio di carissimi amici, quindi diciamo un nipote acquisito, e che voleva assolutamente, ecco, uno dei primi tra l'altro che si è collegato, lo vedi anche nei commenti, e lui è molto, non vedeva l'ora, perché fino adesso abbiamo fatto puntate solo dedicate ai portieri, e lui dice: ma per me lui, eccolo qui il Marco, lui vorrebbe fare insomma l'ala, lui dice l'ala, ma lo mettono in difesa. Ma vuoi dargli qualche consiglio in merito, visto che comunque tu sui ragazzi sei un esperto? Manda via l'allenatore. Marco non fa. funziona. Manda via l'allenatore. Chiedi a tuo papà di mandare via l'allenatore, funziona sempre. Ma guarda, comunque lui è fortissimo anche in difesa, io devo ammettere, adesso veramente un ragazzo che vive per il calcio, mi ricorda moltissimo quando ero piccolo, che vivevo per quello, ed era la massima passione e ambizione, quindi chiaramente è difficile anche. Allora Marco, fai una cosa, ogni volta che ti arriva, tu fatti mettere in difesa, dove lo mettono, terzino? Sì, sembra di sì. Lui è il suo numero 4 che non abbandona. Lui è il numero 4, ha detto che non lo abbandona. Ti mettono terzino, tu ogni volta che prendi palla
fai come Best, tu punta, vai davanti, vai davanti. Fatti dire da papà chi era Giorgio Best, prendi la palla, vai in avanti. Prima o poi l'allenatore o ti mette in panchina, però devi rischiare, o ti mette in panchina oppure ti mette in panchina. E lì, guarda, facciamo una sorpresa, la regia ha pescato una foto. È lui. Si vede in monitor. Va bene, allora facciamo così, gli diamo questo consiglio, non fate vedere questa diretta all'allenatore, nascondetela, anche se penso che sia collegato, ma l'importante è che si divertano i ragazzi e che siano veramente felici di fare lo sport che gli piace. Senti Umberto, un'altra cosa, tra l'altro noi, parlando di un'altra persona che abbiamo conosciuto in comune, parlando a Bucarest, ti proposi una persona, no? Mi ricordo, senti, guarda, un ragazzo che conosco, un professionista molto bravo, che potrebbe starci anche qui, no? Magari ti passo il contatto, italiano, giocava nella Sampdoria, nelle giovanili e tutto, e tu mi chiesi il nome, io ti dissi il nome, che era Giampaolo Calzi, e Giampaolo, tu l'hai allenato alla Sampdoria. Quindi, vero, vero. Ma tu lo senti sempre? Sì, lo sento ancora, lui viene anche in palestra da noi all'Olimpo, tra l'altro penso che sia anche collegato, non riusciva a collegarsi, mi diceva, però adesso ancora, gioca ancora, sta giocando ancora. Sì, gioca. Lui è 85-86 mi pare. Guarda, di preciso non lo so, non so se è in live chat, adesso glielo chiediamo perché mi ha scritto in privato, o forse non riusciva ad accedere. No, 86. Così gli diciamo che stiamo parlando di lui. Così possiamo anche insultarlo un po', ogni tanto ci fa anche bene. No, perché lui se non sbaglio veniva dal Torino, forse è venuto dalla Juve. Ecco, sì, ma tra l'altro sappiamo tutti che sotto, tu sopra hai la maglietta, ma sotto i pantaloncini sono quelli della Juventus che porti adesso. Perché aderiscono al sedere. No, ascoltami, senti, ma a parte tutto, la Sampdoria, cioè la Liguria in verità, cioè alla fine ti vuole con tanta passione, perché hai fatto sia Sampdoria che Genoa in questo momento, che ringraziamo, e ringraziamo tantissimo la società, perché comunque hai dato il permesso di pubblicare loghi, di darci questa diretta, che comunque sei sempre parte del loro team, quindi siamo passati anche su vari uffici per avere la concessione di questa diretta, come anche per le altre squadre. Ieri abbiamo avuto dal Benevento il preparatore dei due portieri, insomma, ringraziamo tutti, però la Liguria veramente ti si addice. Io in Liguria ci ho vissuto una gran parte della mia vita, e la mia carriera professionale nelle squadre professionistiche nate proprio dal Genoa. Io ho fatto il primo contratto da professionista, l'ho firmato nel Genoa ed ero lì. Poi lì mi sono fatto degli amici in vari momenti della mia carriera mi è stato chiesto di tornare a lavorare. Poi ci sono state le condizioni e ci sono tornato, quindi volentieri. Però la distanza Genova-Caserta è veramente, in questo momento è notevole. Sì, capisco e spesso appunto ti chiedo ogni tanto qualche messaggio, se torni a casa almeno per le feste e i giri vari, perché comunque la lontananza c'è, però insomma dai, lì sicuramente sei anche in parte a casa, la mancanza sicuramente più grossa è quella magari della famiglia, come tutti i professionisti, perché comunque ricordiamo anche i sacrifici che fate sia come preparatori atletici, come i giocatori stessi, non è tutto bellissimo, cioè ci sono anche delle parti insomma importanti, che sono proprio quelle magari in alcuni momenti di essere lontani da casa, famiglia. Adesso sei tornato a casa giusto per questo momento critico, non sei a Genova? No, sono a Caserta. Sei a Caserta, ok. Bene. Mi preme dire una cosa, se mi concedi gli ultimi 30 secondi, poi vediamo. Mi preme dire che, lo dico molte volte anche a mia moglie, il calcio non è soltanto Ronaldo che guadagna 30 milioni l'anno, o un altro giocatore che guadagna 1 milione l'anno, che sono cifre esorbitanti. Nel calcio c'è un indotto, no, non indifferente, di persone normali che vivono grazie al calcio, e quindi il fatto che anche il calcio abbia in questo momento faccia una forte pressione per riprendere la sua attività, è perché è un'industria straordinaria che fa vivere un sacco di persone normali che hanno uno stipendio normale e che in questo momento sono in difficoltà. Quindi
credo che poi ci sono le esagerazioni, però credo che sia da tener conto anche, bisogna tener conto anche di questo, basta, nient'altro. Assolutamente, adesso io vedo bloccato Umberto, però sì, assolutamente una considerazione giusta, e fatto benissimo a precisarlo, perché appunto tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo, anche nella parte di lavoro che non si vede magari, sicuramente in questo momento sono di qua e non hanno, so benissimo, io mi ricordo comunque ci sono anche giocatori che insomma non prendono delle cifre esorbitanti e comunque sono sempre a disposizione nello stesso modo del grande, grandissimo campione che prende magari miliardi, no? Io adesso ancora vedo, ecco Umberto sì, si è tornato, cioè, sì, hai fatto benissimo a precisarlo Umberto, comunque è una cosa sicuramente positiva tra virgolette, nel senso che positiva farlo sapere, perché è una cosa che in questo momento mette in difficoltà veramente tanti, e non è corretto parlare, come si vede anche molte volte nei telegiornali, di Serie A e basta, calcio e basta, e poi magari lo sport di base e dilettantistico magari viene anche un po' tralasciato, e c'è anche quella parte. Sì, ma all'interno proprio del calcio? No. Abbiamo un intruso! Allora, già innanzitutto con i colori non ci siamo, quindi regia, per favore, mettiamo uno scherzo. I colori giusti, quelli dell'Atalanta. Buongiorno a tutti. Fantastico. Ecco, questo è Giampaolo Cazzi, che è il calciatore che vi raccontavamo prima, essere in conoscenza comune. Arrivavi dal Torino, vero? Come? Arrivavi dal Torino. Dalla San... No, ma quando? In che squadra? Arrivavi alla Sampdoria. Dalla Sampdoria. Dalla Castellettese, una squadra di Serie D. Ah, ok. Sì, okay. Sì. Okay. Sì, poi sei diventato forte grazie all'Umberto, poi Umberto ti ha chiaramente ci sono separate. Dal Torino, perdonami, dal Torino arrivava uno Schiattarella, quell'anno lì arriva uno Schiattarella e come si chiama il portiere? Padelli. E Padelli, sì, Padelli, sì, tutto. Assolutamente. Padelli, giusto. E tu Giampaolo dicevo che si allena ancora in palestra, no, da noi, mi ha portato anche la maglietta della Pro Patria, perché lui comunque è stato uno fedelissimo alla Pro Patria, ha giocato tantissimi anni poi. Mi ha lasciato la sua maglia, diciamo famosissima, lui è amato dai tifosi della Pro Patria. Poi ripeto, questa conoscenza, dicevo Giampaolo nella diretta, ancora non eri collegato, che a Bucarest io ti proposi io vado nella situazione, no? E dissi a Roberto: guarda che io conosco un ragazzo professionista veramente bravo che potrebbe starci in questa squadra, no? Valutando i valori, era comunque la Serie A e Bucarest, e parlai di te con Umberto e mi chiese il nome, no? E guarda, Giampaolo Cazzi, ma stava alla Sampdoria? Sì, l'ho preparato io. E da lì insomma è venuto fuori un po' il tutto. Chiaramente da quel momento Umberto non mi ha più parlato. No, vabbè, dai. No, ma detto che è tutto tranne che il procuratore. No, io guarda, dicevo, poi vabbè, Rudy mi conosce, sono sempre stato un ragazzo con i piedi per terra, un ragazzo che comunque quello che si è guadagnato sul campo è perché l'ha cercato con convinzione sempre. A prescindere poi dalle categorie che ho fatto e ho fatte, perché alla fine ho sempre avuto quella voglia, quella abnegazione in allenamento, perché poi è lì che poi si costruisce la mentalità in allenamento. Sì, lo dicono i grandi campioni, non è che lo dico io. E io lo conosco da quando era un ragazzino, cioè lui è venuto, cioè ci siamo conosciuti proprio, era un ragazzino, forse proprio qualche anno prima. Quanti tornei mi hai fatto vincere in porta? Diglio. Umberto, vedi che c'è qualcuno che prende le mie parti con la maglia di Superman sotto, diglielo che non ero poi così male, ma però guarda, non so che Umberto non ci crede, però quel giorno che eravamo a Bucarest, eccomi qua, guarda, c'era Alessandro Birindelli e Dario Bonetti, io non mi sono fatto scappare l'occasione da portiere come grande sogno, perché comunque erano due personaggi per me, sono due personaggi per me importantissimi nella storia del calcio, quindi da tifoso, chiaramente mi sono messo in porta e mi sono fatto calciare un po' di palloni da Birindelli e Dario Bonetti. Okay. Con grande soddisfazione la rete. Tutti. Dario, che non sono poi così male, Non è così male, perché non ha fatto perché Dario ha fatto sempre gol, non è così male. No, ha notato anche tecnica. Pensa che sogno, vedi, il mio sogno era fare comunque il portiere e il calciatore, no? E poi trovarmi lì davanti personaggi del loro calibro e riuscire anche solo a farmi a fine allenamento calciare due tiri, è stato per me fantastico, bellissimo. Oh, beh, sono belle esperienze, dai, come quelle che ho vissuto io alla Sampdoria.
Senti, raccontaci qualcosa del prof, visto che sei qui e la regia a sorpresa ti ha buttato dentro. Allora facciamo una sorpresa ad Umberto, visto che intanto la chiacchierata si sta portando avanti in amicizia, però poi parleremo anche di tecnica. Ma dai, raccontami qualche aneddoto. Era bravo, era simpatico, era bacchettone, raccontaci un po'. Era professionale e professionista, nel senso che comunque quando c'era da lavorare si lavorava con serietà, e quando c'era il momento dello scherzo, il momento del relax, era uno che gli piaceva divertirsi e stare allo scherzo, ridere e scherzare. Però io penso, ripeto, io quell'anno della Sampdoria io mi sono catapultato, ero un ragazzo che aveva fatto la Serie D fino a pochi mesi prima, mi sono trovato a Moena nel ritiro con giocatori veramente importanti e ho trovato comunque un ambiente che mi ha accolto benissimo, a prescindere da dove io fossi arrivato, ecco. E c'erano giocatori come Doni, Marazzina, c'erano giocatori come Francesco Flacchi, giocatori importanti, Pedone, tutti giocatori che avevano fatto per anni la Serie A. Però non ho trovato questa da parte loro, soprattutto questa voglia anche di farti entrare nel loro gruppo, a prescindere se tu fossi un ragazzino o meno, ecco. Quello è stato... Io sicuramente, cioè Umberto l'ho visto lavorare, l'ho conosciuto proprio in quella situazione, quindi so quanto sia importante anche per un giocatore, soprattutto giovane. Infatti lui comunque con l'Under 19, secondo me Umberto a Genoa sei in questo momento in un ruolo molto difficile, perché puoi fare da ponte tra la prima squadra, sono giocatori quasi già formati, tra virgolette, c'è tanto da insegnare e tanto anche da valutare di quello che sono stati gli insegnamenti nei loro confronti prima di te, quindi sicuramente il tuo ruolo è molto molto particolare, difficile, ed è secondo me importante, così come nelle scuole, i professori che insegnano, no? Quindi l'appassionarsi anche a determinate situazioni viene grazie soprattutto molte volte da chi trasmette la passione, come magari fa Umberto al Genoa e anche in federazione, perché ricordiamo che sei docente comunque di scienze e metodologie dell'allenamento, e ricordiamo che adesso si stanno collegando i ragazzi dell'Insubria di Varese, che tra l'altro riceveranno CFU per quanto riguarda la partecipazione a questa chat. Chiaramente ragazzi rimanete in linea, perché adesso parleremo della parte tecnica, stavamo aspettando appunto che si collegassero e stanno arrivando, vedo. Grazie anche all'Università Scienze Motorie dell'Insubria di Varese. Mi permetto, visto che è entrato lui in collegamento, ed è ancora giovane, e quindi si ricorderà, comunque sono passati degli anni, ma si ricorderà cosa vuol dire aver fatto, ed è giusto che parli un po' lui, avere 17, 18, 19 anni, entrare nell'ambito dei professionisti, per questi ragazzi è un problema, perché lui ha appena detto che è stato insieme a dei giocatori che facevano quel mestiere, lui in realtà non lo faceva ancora realmente, cioè in realtà, scusate, veramente questo gioco di parole, ed è il momento più difficile per loro, sbaglio? Sì, assolutamente, anche perché, ripeto, ti devi calare in una mentalità che è diversa da quella di un settore giovanile ed è diversa dal dilettantismo. Io paradossalmente ne parlavo con qualche amico qualche giorno fa, perché penso che quella di quest'anno fosse stata la mia ultima stagione, anche vado per i 35 anni, e mi sono accorto proprio l'evolversi di questa situazione. Cioè, partiamo da 20 anni fa, 15 anni fa, quando ho iniziato io, arrivare ai giorni d'oggi. L'approccio che hanno i giovani verso le realtà di una prima squadra, cioè, sono molto differenti. Una volta, ti faccio l'esempio, una volta in una squadra, adesso facciamo riferimento alla Sampdoria, ma mille squadre in Italia, c'erano magari uno, due, tre giovani e magari 20 vecchi. Oggi è diverso, oggi ci sono 20 giovani e 3-4 vecchi, quindi sei te che ti devi adattare a loro e non più loro a te, e quindi magari molte volte si creano comunque allora, se trovi ragazzi con una mentalità con una abnegazione al lavoro già maturata prima che arrivano in prima squadra, il lavoro è molto più semplice. Invece, se trovi comunque il ragazzo che esce dall'Inter, esce dal Milan, esce dalla Juve e vive ancora di quella realtà, è difficile. Infatti molti perché si perdono? Si perdono perché quando arrivano là
è una selezione naturale. Cioè, arrivi dalla Juve, dall'Inter al Milan, ti è tutto dovuto, no? Te lo devi guadagnare, te lo devi sudare e te lo devi mantenere. Cioè, non ti regala niente nessuno, perché se no uno non fa 500 partite in Serie A e ci sono le categorie. Ci sono le categorie. Hai detto benissimo. Allora, i ragazzi dell'Insubbia sono collegati, si sono collegati con noi anche dei professionisti, di preparatori atletici che ci hanno seguito anche ieri. Io adesso entrerei anche in merito della parte tecnica, visto che i ragazzi ci sono. Saluterei Giampaolo che ci ha fatto questa sorpresa bellissima. Grazie mille, ci rivediamo presto in allenamento in palestra. Grazie mille a voi, buona giornata e niente, mi ha fatto piacere. Grazie. Ciao, ciao. La sorpresa. Ciao. Allora Umberto, torniamo a noi. Possiamo cominciare a parlare anche di preparazione atletica. Quindi ricordo che siamo collegati con Umberto Ruggero, che è il preparatore atletico dell'Under 19 del Genoa ed è anche un docente in PGC per quanto riguarda metodologie dell'allenamento. Ricordo a tutti i ragazzi dell'Insubria che possono e devono fare domande anche in merito alla parte della preparazione atletica che andremo ad affrontare adesso, e vorrei cominciare, Umberto, con il fatto con la presentazione anche del libro che tu hai scritto, perché io ho trovato il tuo libro Allenare giocando, che il nome è veramente lascia spazio a tantissime valutazioni, e l'ho letto, è molto molto bello e lo consiglio ragazzi a tutti quanti. Anche perché il cartaceo adesso è quasi finito, c'è ancora rimasto l'online, però penso che possiate poi accedere, cercate Allenare giocando, ed è anche per la costruzione, se posso sintetizzare, la conduzione a specchio, per chi non ha mai sentito parlare di questo, adesso Umberto ci darà un approfondimento in più sul libro. Questa è la copertina del libro appunto di Umberto, che è la raccolta anche di molte esperienze che hai avuto, che abbiamo raccontato in questa prima mezz'ora di talk che è stata fatta in chiacchierata, in amicizia, ma molto bella, mi è piaciuta anche questa parte. Vuoi raccontarci qualcosa di più, Umberto? Allora, questa, come vedete nella slide, questa è un'esperienza che ho voluto condividere. Rudy parlava del formato ebook che è ancora presente in Youth Coach, invece quello di sinistra è il formato cartaceo. Ho voluto, in un momento di riflessione, raccogliere tutti i miei appunti e portare e pubblicare questa raccolta di esperienze, insieme a allenatori del settore giovanile della Sampdoria. Uno è stato citato prima, Ciccio Pedone, che ha giocato nella Sampdoria in quegli anni di Calzi. Ciccio Pedone, che attualmente è allenatore delle giovanili della Juventus. Paolo Annoni, che attualmente è allenatore delle giovanili dell'Inter. Lillo Fotti, che attualmente sono 4 anni anzi che è l'assistente tecnico di Giampaolo, ex allenatore della Sampdoria, ex allenatore del Milan. Poi ci sono anche Matteo Pastorino, che è un allenatore delle giovanili della Samp. In quell'anno lì, poi, e Sandro Farina, che è un preparatore della Samp. In quegli anni lì, oltretutto che è stato preparatore anche di Calzi. E in quegli anni io ero responsabile della metodologia del settore giovanile della Sampdoria e abbiamo provato a costruire non un metodo, ma a seguire i principi di questa nuova scoperta neuro che riguarda l'apparato neuromotorio. Puoi andare avanti, Sara? Grazie, regia. Oh, ecco, io qui, Umberto, su questo nome veramente vorrei spendere 2 parole, perché tu sei stato comunque un allievo del prof Capanna, quindi uno dei massimi esponenti veramente per il nostro, non solo per il calcio, ma proprio per lo sport italiano, quindi un professore veramente che merita una nota in più. Allora, Riccardo Capanna è un docente, è stato il mio docente all'ISEF di Genova, oltretutto mi ha anche bocciato nella sua materia. Ha fatto il suo bene. La sessione successiva mi ha promosso perché ho pianto come un bambino. No, perché gli hai dimostrato che cosa valevi veramente. Questi sono i veri professori, non quelli che lasciano passare tutto.
questo è un grande insegnamento. Lui insegnava, sì, per me lo è stato, lui insegnava, quegli anni lì insegnava ginnastica correttiva ed era un esamone da passare. Allora, negli ultimi 20 anni ha scritto più di 22 pubblicazioni, è stato colui che ha portato, diciamo, io dico, ha tradotto gli studi del professor Rizzolatti di Senigallia e dello staff, oltretutto, del professor Rizzolatti, li ha tradotti e li ha messi, come dice il titolo, come le neuroscienze danno una mano, e le ha tradotte e ce l'ha date un po' a noi tecnici del calcio, ma non soltanto del calcio, anche di altri sport. Ieri sera era in un seminario, era un webinar dove ho partecipato anch'io, e lui giustamente ha detto probabilmente quel il titolo del libro è sbagliato, avrei dovuto mettere come i neuroni specchio danno una mano, eccetera eccetera. Forse sarebbe stato più giusto, perché in realtà le neuroscienze fanno sempre parte del nostro percorso curricolare, perché sia in federazione, sia all'ISEF, sia scienze motorie, noi abbiamo studiato neuroscienze, però la linea Maginot è il 90-92, adesso non mi ricordo, quando Rizzolatti ha pubblicato, che poi l'ha pubblicato nel 96 penso, ha pubblicato il suo primo libro su questo sistema neuromotorio, e da lì secondo me noi dobbiamo cambiare un pochettino qualcosa, che cambierà poi ovviamente il nostro modo di insegnare. Ok. Sì, assolutamente. Tra l'altro, delle neuroscienze, Umberto, abbiamo fatto una puntata col dottor Angelo Vetralla che presentava anche dei libri. Sicuramente il testo oggi, magari il titolo oggi potrebbe essere sì un po' differente, però assolutamente per quanto riguarda le neuroscienze all'interno e i neuroni a specchio all'interno dello sport, veramente è sempre più avanti. Noi lo usiamo anche nelle arti marziali, sono preparatore atletico per l'Accademia di Bruce Lee, e i neuroni a specchio veramente nelle arti marziali anche lì sono veramente tanto tanto elevati, quindi in tutto lo sport secondo me dovrebbe essere valutato veramente in modo importante e dargli un pochino più di spazio anche. Sì, diciamo che i neuroni specchio non sono una metodologia, assolutamente, fanno parte nel nostro cervello, sono localizzati in una zona ben precisa e fanno parte del modo che abbiamo noi di, cioè guidano il nostro modo di interagire con gli altri e con l'ambiente. Quindi questo è importante. Questa presentazione l'ho fatta qualche giorno fa, l'ho voluta tenere perché riguarda un po' l'attività di base dello sport del gioco del calcio, ma riguarda anche tutti gli altri sport. E io credo che riguarda soprattutto noi insegnanti. Noi insegnanti dobbiamo tener conto del continuo evolversi delle informazioni grazie al fatto che la scienza li porta avanti, quindi abbiamo bisogno di continuare a studiare non soltanto lo sport che pratichiamo e che insegniamo, ma anche quello che riguarda le neuroscienze e altre cose, perché fanno parte della nostra cultura e noi attraverso la nostra didattica le trasformiamo tra virgolette in insegnamento. Puoi andare. Permettimi Umberto, la neuroscienza anche legata alla parte di comunicazione è sicuramente importante, i neuroni specchio sicuramente sono importanti nella parte comunicativa, lo vediamo quando uno si mette magari in una posizione braccia conserte, dall'altra parte molte volte dopo un attimo si ritrova la stessa persona nella stessa situazione, quindi queste unioni io le vedo molto utili anche a livello prestativo per capire l'atleta. Io seguo anche il campione italiano di squash, 5 volte campione italiano assoluto di squash, che è l'unico italiano nel World Tour, e lavoriamo tanto anche sulla capacità di capire l'avversario in questo caso e anche il suo atteggiamento nei confronti dell'avversario. Lo fate anche voi in DC questo? Lo facciamo anche noi? Lo fate anche voi sia quando fai metodologia dell'allenamento come docente in federazione o anche nei tuoi webinar? Allora, diciamo questo, che non è facile, prima di tutto non è facile come argomento, secondo non è facile
che avvengano dei cambiamenti in poco tempo. Quindi anche le federazioni, anche le università, per cambiare i loro programmi hanno bisogno di tempo. Diciamo che la comparsa, la scoperta di questo sistema, del sistema specchio, ci permette di verificare anche a livello teorico certe cose che hai detto anche tu, no? Che quindi quando due persone si affrontano su un tatami, su un campo da tennis, dico due persone, ma due più persone, è ovvio che hanno una delle diciamo, particolarità è proprio il confronto e imparare immediatamente a conoscere le caratteristiche dell'avversario. Adesso ci sono anche dei sistemi di visualizzazione, cioè le analisi attraverso video che ci permettono di sapere molto prima come funziona Rudy. Mi vedete? Io ti vediamo bloccato, ma ti sentiamo, Umberto. Ok, va bene, allora vado avanti. Dicevo, attraverso le analisi video possiamo tranquillamente studiare come combatte Rudy, quindi i pregi e i difetti di Rudy, questo sì. Però poi quello che importa, che è importante, è quello che facciamo, quindi quello che noi, infatti viene chiamato un po' una conoscenza pragmatica questa, perché noi effettivamente impariamo attraverso la nostra motricità, ovvero un bambino impara a camminare non attraverso la nostra comunicazione. Ah, sai, alzati, mettiti in ginocchio, prendi la mano, mettila. No, impara a camminare attraverso la sua pratica. Quindi attraverso il fatto che piano piano utilizza i mobili che lo circondano per arrampicarsi, per tenersi. Ci vuole un anno, intorno ai 12 mesi prima che lui impari a stare nella posizione retta e a camminare un pochettino. Quindi perché è stata chiamata una conoscenza pragmatica? Proprio per il fatto che hanno scoperto che il sistema motorio, quindi diciamo il muscolo, non è il mero esecutore di un impulso che arriva dal cervello, quindi in una situazione soltanto unica, va e basta. No, il cervello collabora con l'attività muscolare, l'attività motoria, affinché si imparino delle gestualità finalizzate, come può essere prendere un bicchiere. Dato che questo succede nella vita quotidiana, io ho detto, nello sport cosa succede? Ovvio che in testa io sempre Riccardo Capana, perché è il mio, non voglio dire mentore, però è il mio riferimento, perché lui l'ha studiato un sacco di anni fa e continua a studiare le caratteristiche di questo sistema. Riportando nel calcio, io sia con quel libro sia con questa presentazione ho provato, da mero contadino dello sport, ho provato in campo a tradurre una metodologia, una didattica per migliorarne il rendimento dell'allenamento. Ecco, se mi sono spiegato. Sì. Assolutamente, ma sicuramente la parte di anche del titolo del nostro talk di oggi, che è insegnare a costruire e imparare, chiaramente devono essere legate tra di loro, perché anche i metodi di insegnamento sono diversi, ma anche i metodi di apprendimento di ognuno di noi sono diversi. I ragazzi di scienze motorie dell'Insub di Varese ce lo possono confermare, ognuno ha una sua metodologia che si rispecchia, ma si può migliorare anche la propria facendo degli schemi o analizzando alcune situazioni, giusto? Degli schemi cosa vuoi dire? Degli schemi di studio. Non ho capito, scusami, non ho capito io. Dicevo degli schemi di studio. Ci sono persone che hanno magari difficoltà a stilare una modalità di studio consona a loro o più redditizia per loro. Vabbè, lì dipende molto. Allora, lì dipende molto dalla didattica dell'insegnante. Per quanto riguarda chi apprende, noi abbiamo due modi per apprendere. Il primo, quello vitale, è apprendiamo per imitazione. Okay. Il secondo è quello per prove ed errori. Quindi questi sono i due modi di insegnamento. È ovvio che poi, essendo tutti noi diversi l'uno dall'altro, abbiamo più possibilità di apprendere rispetto a un altro, ma noi parliamo proprio di una motricità, dell'apprendimento della motricità, che è diverso rispetto a quello della memoria, per esempio riguardante la memoria esplicita, cioè quella che io in questo momento sto utilizzando affinché possa parlare. Quindi
Noi parliamo invece della memoria implicita. Come avviene? È difficile averlo, però, saperlo, però abbiamo, grazie al sistema, alla scoperta del sistema specchio, abbiamo compreso che è molto importante per poter imparare a fare una cosa, fare quella cosa lì. Questa è la cosa. Quindi tutto quello che riguarda, diciamo, il propedeutico, cioè il generale, non ha molta affinità con quello che andiamo a fare in specifico. Perché questo? Perché i neuroni che comandano, i neuroni nella parte premotoria del nostro cervello, che comandano poi, vanno poi a dare input nella parte motoria primaria e poi ai muscoli, questi neuroni sono attivi insieme al movimento e imparano attraverso il movimento. Anche perché l'occhio, permettimi, l'occhio molte volte simula prima, no? È più veloce vedere che l'ascoltare, no? No, guarda, questi neuroni sono bi o trimodali, cioè agiscono in questo modo, vedo e agisco, cioè la parte diciamo superiore del cervello, quindi quello che riguarda la coscienza, viene bypassata, oppure ascolto e agisco. Cioè tu prova, sei stato un portiere, tu prova a pensare, sei in porta, arriva un giocatore a pochi metri da te, calcia e tu agisci, e agisci anche bene, perché vai con l'intenzione di andare a prendere quella palla e agisci in una frazione di secondo. Benissimo, in più delle volte si dice che hai detto. Ecco, sì, bravo, si dice quello che è un riflesso. Ok. In realtà è il sistema neuromotorio, il sistema specchio, che in base all'esperienza che ti sei fatto come portiere, hai, diciamo, tra virgolette, sei andato proprio a rispondere dal punto di vista motorio, in maniera molto specifica, a una possibilità di intervento da parte di quel giocatore. Quindi hai visto e hai agito in base alla tua esperienza. L'esperienza non è altro che una serie di diciamo costruzioni motorie, di prove che piano piano ti hanno portato a compiere quel tipo di gestualità. Noi parliamo sempre di gestualità finalizzata, che ha uno scopo, questo è importante, cioè si è capito, dice Rizzolatti, che due movimenti fatti, compiuti in maniera diversa ma con lo stesso scopo sono azionati dallo stesso neurone specchio. Quindi faccio un esempio: se io sono a tavola, voglio prendere una mela che sta dietro, che è posta su un piatto che sta dietro a due bottiglie, e io sono destro, ok, io posso andare a prendere la mela con la mano destra, sì, quindi questo è lo scopo, andare a prendere la mela, oppure posso andare a prenderla con la mano sinistra, oppure addirittura con la bocca, nel caso in cui magari mia moglie mi avesse legato le mani. Ebbene, il fatto che lo scopo è andare a prendere, quello è lo scopo, sì, e mi comporta un movimento diverso, o con la mano destra, con la mano sinistra, o con la bocca, ebbene, quel movimento viene preselezionato dallo stesso neurone specchio, che sta nelle aree premotorie. Poi ovviamente andrà nelle aree motorie e farà funzionare diciamo quell'atto motorio col destro, col sinistro, con la bocca indistintamente, però quello che è importante è da dove parte l'input, dal neurone specchio. Questo ci permette di dire che nel momento in cui io vedo un movimento di un attaccante, poi vado ad agire in base all'esperienza che mi sono fatto rispetto a una determinata situazione, poi agirò, ma non agisco sempre con lo stesso movimento. Questo è lo scopo che mi permette di funzionare, questo che è importante. Non è semplicissimo, cioè cambia un po' tutta la strategia che avevamo inizialmente. Trasferito nello sport, nel caso specifico nel calcio, io penso che la cosa migliore sia proporre ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ma anche agli adulti, cioè ai giocatori più evoluti, situazioni di gioco compatibili ovviamente con la conoscenza in quel momento di quegli atleti, situazioni di gioco sempre diverse, in modo tale che loro facciano esperienza. Questa è un po' la mia idea. E poi un po' quello che si è sempre insegnato anche all'università per quanto riguarda il miglioramento anche della parte coordinazione motoria, quindi
la coordinazione motoria, la migliori anche facendo proprio questo. E fondamentalmente quello che stai dicendo è nascosto dietro anche questa metodologia di allenamento. Quindi il fatto di cambiare e migliorare, si può migliorare chiaramente per evitare di creare barriere di abitudine anche al movimento, movimenti nuovi, diversi, mai affrontati, no? Sì, sì, guarda, le cellule neuronali sono miliardi di miliardi e sono connesse le une tra le altre. L'esperienza non è altro che la connessione, mette in connessione cellule che poi mandano, cellule nervose che poi mandano mandano in collegamento, si collegano con le cellule invece muscolari e poi avviene il movimento. La coordinazione, c'è una grande diatriba sulla coordinazione generale e specifica. La coordinazione, dal mio punto di vista, è sempre specifica, perché non credo che un giocatore di tennis diventi un bravo giocatore di ping pong, eppure i movimenti sembrano molto simili. In realtà il movimento di un giocatore di tennis è specifico rispetto a un movimento di un giocatore di ping pong, anche se si assomigliano. Poi che gli dia una mano, non lo metto in dubbio, magari a giocare anche a ping pong, però è proprio la specificità che è importante. Certo, sicuramente, intanto abbiamo perso un attimo, sicuramente questo è un discorso molto molto particolare. Le neuroscienze sicuramente in questo campo fanno capire molto di più anche per chi nella nostra quotidianità di allenamento ha sempre invece lo stesso metodo, sempre la stessa cosa. Vi ricordo che c'è l'evoluzione, ho fatto l'esempio in un'altra diretta che è piaciuto molto, poi mi hanno chiesto di rifarlo, che è quella... Una volta si ascoltava la musica col grammofono, poi sono arrivati i giradischi, poi sono arrivati i CD, poi sono arrivate le cassette, i CD e poi gli MP3, e poi ci stiamo evolvendo. E sicuramente la metodologia di insegnamento va sicuramente di pari passo con i tempi, quindi è fondamentale anche un aggiornamento, è fondamentale anche costruire una metodologia di insegnamento fatta basata anche su questa parte dei neuroni specchio, quindi assieme legata alle neuroscienze. Come si diceva, consigliabile è cambiare metodologie, fare cose che non si sono mai fatte prima, ma anche che, a mio parere, esulano dal proprio sport. Cioè, se io faccio calcio, non per forza dovrò legarlo al mondo del calcio. Lo vediamo anche ultimamente, specialmente in tanti video a casa, molti atleti, no, di calcio, o anche negli stessi allenamenti che si vedono sulle TV di queste squadre, si prestano a fare allenamenti differenti dal basket, seppur sono giocatori di calcio, oppure al calcio tennis, al tennis, a tutto quello che può riguardare movimenti differenti, attività differenti, che poi vengono in verità vanno a sfruttare la nostra capacità neuronale di mettersi in gioco e di assimilare situazioni differenti. Questo è quello che fino adesso, diciamo, ci siamo un po' detti. Umberto, intanto sei rientrato, ho fatto un attimo un piccolo riassunto e una piccola valutazione di quello che stavamo dicendo, e quindi stavo raccontando proprio il fatto di fare differenza anche di allenamenti nello specifico. Ad esempio, io ho visto degli allenamenti di squadre di Serie A che fanno anche basket, no? Durante i loro allenamenti, che non c'entra col calcio. Quello potrebbe essere un esempio, uscire un attimo dal proprio tipo di allenamento riferito al caso specifico della fare quello che faccio in campo, quindi simulazione del gesto atletico finale, che è quello che mi porta poi a fare la partita, ad esempio. Quindi fare qualcosa di diverso, anche addirittura il dottore che ci ha seguito nelle neuroscienze, cioè anche qualcosa che riguarda la musica. Non ho mai fatto, non ho suonato uno strumento, provo a suonare uno strumento. In alcuni casi queste sono relazioni importanti, e l'altro che hanno unito anche la giocoleria, ad esempio il lavoro di giocoleria, il lavoro sulla vista periferica, che è un altro argomento importante. Tu trovi riscontri in queste attività anche su quello che hai studiato e quello che hai proposto nel tuo libro? Allora, che è ovvio che guarda, faccio un esempio con quello che sta succedendo adesso. Noi
gli sport che sono fermi e che sono momentaneamente fermi e devono riprendere, tipo il calcio, tutti i giocatori sono a casa che stanno facendo vari tipi di allenamenti, giusto? Giusto. Benissimo. Questi allenamenti, essendo circoscritti in un luogo decisamente più angusto rispetto a un campo da calcio, per esempio, è ovvio che sono limitati, quindi i movimenti sono limitati. La domanda è, che si pongono, viene posta anche sui giornali, ma alla ripresa cosa succederà? Va tutto bene quello che sta succedendo, che stanno facendo a casa? Se fosse così, secondo me, se fosse così, basterebbe allenarsi in casa per poi andare a giocare la partita. In realtà credo che tutti quanti sappiamo che non sia proprio così. Certo. L'ambiente specifico, l'ambiente reale è troppo importante, quindi giocare in un campo 60x90, scusate, 50x90 o 65x105 sono due cose completamente diverse, eppure sono pochi metri. Quindi credo che bisogna, se interpreto bene gli studi fatti, bisogna far sì che l'atleta faccia un'esperienza, la maggior parte della propria esperienza la faccia all'interno del proprio habitat, facendo le cose che gli servono. Poi è ovvio che tra uno che non fa niente e uno che fa molte cose diverse anche da uno sport, quello che fa cose molto diverse, cioè fa una motricità continua, è ovvio che è aiutato da questo punto di vista. Però secondo me bisogna fare proprio lo sport, cioè io parlo oltretutto di sport di alto livello, nel senso che se vuoi fare quel tipo di sport lo fai anche a livello professionistico, quindi guadagni dei soldi per quello, devi fare quelle cose lì. Poi puoi fare anche un po' dell'altro, però non più di tanto. Sì, ieri si parlava appunto anche della ripresa con il mister collega Petrelli, si parlava proprio della ripresa e si consigliava appunto di non fare allenamenti specifici di forza, di ripresa, perché comunque scusate, sono tante le situazioni di fermo che abbiamo avuto, quindi si faceva delle valutazioni anche sul come riprendere. Sì. Ecco, questa slide che le neuroscienze appunto attraversano l'individuo a livello motorio è sicuramente una cosa molto specifica. Tu come c'è qualche esercizio che fai fare ai ragazzi dell'Under 19 del Genoa che puoi proporre, semplici, qui puoi raccontarci? Allora, ieri sera in un webinar molto circoscritto, ma dico una cosa, il professor Capanna ha elencato una serie di caratteristiche del sistema specchio. Una di queste è la proprietà estrinseca che hanno questi neuroni. Cosa vuol dire? Che si attivano anche perché ci sono alcuni tipi di neuroni. Ci sono i neuroni canonici che si attivano alla vista di un oggetto. In base, faccio una piccola parentesi. Facciamo una cosa, dico una cosa a Sara, così mi fa una cortesia. Se può andare alla slide. Ok. Se può andare alla slide 23. Ricordiamo anche ai ragazzi delle scienze motorie di dell'Insubria che possono e devono fare domande e avranno anche il CFU, oltre a mettere la vostra presenza, mi raccomando, anche perché abbiamo un software che rileva quando uno va a fare le salsicce. Più la domanda è difficile, meno crediti avrete, ovvio. va bene, il prof vi ha aiutato, dai, scherzo ragazzi, comunque se allora, hai domande... Ok, questa slide è una slide molto, lì per lì non sembra abbia significato. In realtà i neuroni canonici hanno una caratteristica, quella è che fanno parte sempre delle aree premotorie. Attraverso la vista identificano e attraverso le caratteristiche qualitative e geometriche dell'oggetto, diciamo che noi realizziamo l'utilizzo di questo oggetto in base all'esperienza che abbiamo fatto. Quindi pensate voi, un giocatore di calcio a cui viene posto il pallone, il primo di destra, il primo di sinistra o quello centrale. Cioè, se noi riconosciamo
le caratteristiche, grazie all'esperienza che abbiamo fatto prima, ok? Infatti per quello che si dice pragmatica, grazie all'esperienza che ho fatto prima, il pallone che oltretutto viene, il pallone da rugby che viene utilizzato moltissimo anche dai preparatori di portieri, ha delle caratteristiche ben precise, per esempio nel momento in cui rimbalza per terra schizza via, benissimo, il portiere verrà allenato per rispondere a quel tipo di movimento che fa il pallone, che è improvviso, va benissimo. In realtà quello che a noi interessa, cioè quello che noi interessa imparare, è gestire il pallone della nostra, del nostro sport. Perché? Perché il pallone del nostro sport ha delle caratteristiche precise. Il pallone centrale che voi vedete al centro prende una determinata rotazione se colpito in un modo, prende addirittura una determinata oscillazione se viene colpito in un altro modo. Pensate alle punizioni anche di Pirlo, come avvengono. Allora, l'esperienza che io devo fare è in funzione di quel pallone. Però i neuroni canonici, qua ho scritto non utili, che non sono congrui allo sport che facciamo, funzionano sempre. Il problema è che noi dobbiamo stimolare questi neuroni, perché poi dai neuroni parte l'input per il movimento, questo che è importante. Quindi noi dobbiamo stimolare questi tipi di neuroni. Perché sono arrivato qua? Non me lo ricordo. Cos'è che mi avevi chiesto? Mi sono perso. Esercizi eventuali utili che stai dando ai ragazzi del Genoa per quanto riguarda lo stimolo di questi neuroni. In questo momento non ce ne sono, perché se io ti parlo di specificità, sono poche le esercitazioni che in questo momento possono fare affinché poi si trovino in campo migliorati. Non ce ne sono. Tutto quello che viene fatto dal mio punto di vista sempre, quindi ci metto la mia faccia e il mio nome, dal mio punto di vista viene fatto per tenerli attivi, ma non per poter, non li stiamo allenando per poterli giocare. Se fosse così, io pongo la domanda anche ai discenti di scienze motorie, se fosse così basterebbe stare in casa, allenarsi un pochettino e poi andare a giocare la partita. Non ci vediamo neanche durante l'allenamento, però non è proprio così, ecco. Sono assolutamente d'accordo, però in questo momento, appunto, anche perché non lo so se ci sono degli studi in merito o hai già delle risposte da darci, non penso che tutti gli atleti abbiano la stessa reattività nello stimolare e la capacità nello stimolare anche tramite esercitazioni i neuroni nello stesso modo. Aspetta, mi sono ricordato quello per cui il motivo per cui sono arrivato qua. Ieri sera ti stavo dicendo che Cabana ha tirato fuori la proprietà transitiva di questi neuroni. Cos'è? La proprietà transitiva qual è? Che ci sono dei neuroni che riconoscono, quindi hanno proprio ci permettono di attivarci rispetto all'oggetto che conosciamo. L'esempio che riporta sempre Rizzolati sui suoi libri è la tazzina da caffè, ovvero noi abbiamo la possibilità di andare a prendere la tazzina da caffè in vari modi, o a mano piena, oppure in maniera più fine con due o tre dita. Dipende anche da come la tazzina si presenta, cioè se nel suo interno c'è per esempio il caffè ed è anche caldo, quindi noi andremo a prendere il, come si chiama, il pirulicchio attaccato alla tazzina, il manico, vabbè, il manico, bravissimo, non mi veniva, diciamo, nel caso che quando la tazzina è vuota ed è anche fredda, noi andiamo a prendere proprio la tazzina, la spostiamo, benissimo, i neuroni canonici ci permettono di riconoscere e di muoverci, di rapportarci con l'oggetto, in questo caso la tazzina, in questo modo, senza pensare, perché dipende dalla nostra esperienza. Addirittura la proprietà transitiva è qual è? Quella che noi possiamo eccitare, diciamo stimolare gli stessi neuroni che poi preattivati vanno a stimolare, quando sono attivati poi vanno a stimolare, prima li preattiviamo, attivati vanno a stimolare poi le fibre muscolari, quindi quelle che compiono il movimento. Bene, questi neuroni li possiamo preattivare facendo dei movimenti che sono quelli riconducibili alla gara, senza che ci sia né l'oggetto né un soggetto né un'altra persona. Quindi dal punto di vista proprio è come fossimo degli attori, noi richiediamo la gestualità e si attivano gli stessi neuroni. Ma loro hanno una memoria a breve, medio, lungo termine? No, non c'è quello che è acquisito. Non c'entra niente. Quella memoria lì di cui parli tu è quella esplicita. Cioè, okay. Riguarda questo. Invece noi parliamo di una memoria implicita che dipende dai collegamenti neuronali tra i vari neuroni.
questo è. Perfetto. Quindi è un, praticamente è un percorso che loro fanno e non so come lo prendono, però da quello che ci dicono è un percorso che loro prendono rispetto ad un altro. Certe, attenzione, che certe, diciamo, che certi, chiamiamoli schemi, nelle aree premotorie, sono, fanno parte già di un certo vocabolario motorio, quindi che noi abbiamo già dalla nascita. E attraverso la nostra esperienza, quindi il continuare a fare, noi li miglioriamo. Per esempio, il vocabolario motorio... Movimento. Come? Dicevo, ripeto, quindi la ripetizione del gesto, come avviene per tante cose, fa migliorare questo scambio, diciamo? Attenzione, c'è un detto riportato su un libro del professor Capano, che è ripetere senza ripetere. Cioè, cosa vuol dire? La ripetizione del gesto, se fosse memorizzata come pensano i cognitivisti, adesso non ce l'ho con nessuno, sto dicendo così, se ci fosse una memoria vera, perché Baggio ha sbagliato? Baggio, ha sbagliato il rigore. Perché? Se fosse una memoria motoria, Baggio non sbaglia quel rigore. O Baresi. Quanti straordinari giocatori. O Federer che sbaglia una volée semplicissima nell'ultimo Wimbledon. Cioè, c'è qualcos'altro che funziona. Quindi la ripetizione ci permette di migliorare la gestualità finalizzata, cioè per compiere un determinato, arrivare a un determinato obiettivo. Però questa dipende dal nostro ambiente, ma soprattutto dal contesto. Quello che è importante è il contesto. Potrebbe essere la capacità di inserire in un momento specifico quel gesto che è stato magari ripetuto più volte, perché è chiaro che tante volte lo ripeto e dovrebbe venirmi più naturale, no? Ma dall'altra parte la capacità di inserirlo nel momento giusto, assolutamente, forse è lì lo scambio, e forse è quella la cosa che ognuno di noi magari non può neanche migliorare o insegnare, si può magari apprendere, questo non lo so. Però sicuramente, ecco, Edoardo, che è un discente delle scienze motorie di Suga, chiede, prof, legato ai neuroni canonici e all'esperienza con il pallone, come considera gli esercizi fatti con palline più piccole per stimolare maggiormente la sensibilità del tocco dei piedi? Abbiamo visto tantissimo anche in televisione gli atleti che giocano anche con la carta igienica, no? Che ha una forma diversa, tornando al discorso della forma del pallone, che ricordiamo non essere rotondo, come mi hanno scritto in privato, e la palla è rotonda adesso. Forse. Allora, noi poi rispondo alla tua domanda, lui rispondo prima a Edoardo. Grazie per la domanda. Allora, innanzitutto, noi sappiamo molto bene che in giro per il mondo ci sono tantissimi straordinari freestyle, no? Capacissimi a utilizzare la sfera, cioè il pallone, in maniera straordinaria. Poi li metti in mezzo al campo, non sanno fare niente. Di quello che riguarda il gioco, che è un altro è un altro sport rispetto al freestyle. Quindi, dimmi. Confermo quello che dici, perché conosco uno dei più forti, che è Yatroe, che ha fatto veramente dei lavori eccezionali, è andato anche in tanti talent show, ma poi sul campo anche lui dice è diverso, è completamente diverso. Però lì dentro si racchiude qualcosa, forse, di ciò che stiamo discutendo, no? I sensi, se noi non avessimo i sensi non potremmo vivere. Voi pensate, un cieco, quindi non ha il senso della vista, grazie agli altri quattro sensi riesce a vivere in maniera più limitata, però magari poi il cervello, essendo un organo molto plastico, riesce, ci sono degli studi che portano che riesce a risolvere determinate problematiche portate da un non funzionamento di uno dei sensi, tipo la vista, porta a risolvere i problemi della quotidianità in un altro modo, quindi si acquisisce l'insensibilità dell'udito o quant'altro. Con due sensi, cioè senza vista e udito, diventa molto difficile vivere, giusto? Dal punto di vista sociale. Pensate se uno dovesse vivere senza i cinque sensi, non potrebbe rapportarsi con niente, giusto? Ok, quindi i sensi sono importantissimi, se no chi ce l'ha fatti, se c'è un qualcheduno che ce l'ha fatti, se ce l'ha fatti c'è un motivo. Ma dire che se io sensibilizzo il palleggio con una pallina, riesco a sensibilizzare, cioè avere un rapporto con la palla normale, secondo me non è così. Tant'è che i giocatori, quando vanno a giocare adesso non succede più perché usano tutti gli stessi palloni,
ma nelle categorie inferiori, quando vanno a giocare da un'altra parte, usano un altro pallone, devono per forza di cose abituarsi a utilizzare quel pallone, devono calciare con la palla per 5, 6, 10, 15, 20 minuti. Quindi probabilmente è proprio l'oggetto, il rapporto che abbiamo l'oggetto, che ci permette di fare una nuova, tra virgolette, una nuova motricità da questo punto di vista, perché l'oggetto è diverso. Quindi noi abbiamo bisogno proprio dell'oggetto. Se noi dicessimo, vabbè, io sensibilizzo con tanti oggetti, in realtà poi devo ritornare a utilizzare un oggetto per, diciamo, poterlo utilizzare nella maniera più corretta. Questo è importante. Però permettimi di dire, anche nel gioco del calcio non è mai uguale, seppur per cambi di marca, per cambi di, per quanto è gonfiato il pallone, certo. È assolutamente impossibile replicare. Dovresti allenarti 45 minuti magari con quel pallone per sensibilizzare, per poi avere magari forse un vantaggio o un riequilibrio, non lo so. Certo, sinceramente, certo. Mi ricorda molto anche il test delle 50 toccate, no? Parlando dei sensi, che viene usato nella posturologia, quindi braccia in avanti, occhi chiusi e facendo degli skip, provate a farlo, contate occhi chiusi fino a 50 e vedete che vi troverete probabilmente non nella stessa posizione o in avanti o indietro, lateralmente o ruotati, perché chiaramente vi andiamo ad escludere uno dei sensi, quindi anche quello potrebbe essere magari una situazione, no? Per chi volesse migliorare magari la sensibilità sui piedi, ci sono dei PPC che sono dei postural carpet, ecco, questo è Iatro E, che ho avuto il piacere di fare delle cose con lui, sì, in preparazione, ha usato anche lo spider e questa cosa la fa anche con la cintura, è su un palo, sul lampione, lui è uno veramente dei più forti, è stato anche Italia's Got Talent, se non sbaglio, ne ha vinto uno anche all'estero. Lui ha una capacità sicuramente importante, quello che dicevo appunto, la possibilità di creare degli esercizi, magari utilizzare degli esercizi escludendo dei sensi. Questo potrebbe essere di aiuto, visto che comunque l'oggetto sarà sempre comunque diverso? Secondo me, per l'esperienza che mi sono fatto io, è che è importantissimo utilizzare l'attrezzo della gara. Io credo molto, molto nel fatto che la scoperta di questo sistema neuromotorio ci permette di capire quanto noi siamo legati all'ambiente che ci circonda e anche alle attrezzature che utilizziamo. Se tu pensi a un giocatore di tennis come Federer, che ogni 8 game o meno cambia la racchetta per la via della tensione, quindi sente in maniera molto particolare, perché è una straordinaria dote, non è soltanto lui, sente il cambio di tensione, ecco, che ti fa capire quanto è importante l'oggetto e la qualificazione dell'oggetto, è troppo importante. Quindi non lo so se cambiando oggetto tu migliori le tue capacità, io credo che bisogna conoscere, bisogna imparare proprio l'oggetto con cui si gioca, quindi gli effetti che il pallone ha, le rotazioni, i tipi di rimbalzi, questi sono molto importanti. Io credo che bisogna provare a fare questi tipi di esperienze. Forse potrebbe essere una soluzione, adesso la butto lì così, tenere lo stesso oggetto, quindi il mio pallone da calcio in questo caso, e cambiare il suolo. Ma guarda che succede anche questo. Se tu vai a giocare, cioè noi adesso siamo pieni di campi sintetici, ma ogni campo è diverso, perché dal punto di vista meteorologico il cambio di umidità, di temperatura, cambia anche il campo, i giocatori se ne rendono conto subito, ma la cosa che fanno, che è straordinaria, è che vanno in campo, provano e si adattano, cercano un adattamento quasi immediato, perché si rendono conto che il terreno è completamente diverso. Però se è anche un po' come Rudy, se tu sei al nord, quindi sei abituato ad andare a guidare anche sul ghiaccio, se tu prendi un napoletano e lo fai venire su, un napoletano che sa guidare bene, e gli dici vabbè, adesso guida la tua stessa macchina, quella che usi tutti i giorni, sul ghiaccio, cambia tutto, la frenata cambia per forza di cose. Quindi l'ambiente, soprattutto il contesto, come viviamo l'ambiente, perché c'è poi quello pauroso che vede il ghiaccio, non si muove neanche, quindi il contesto fa la sua parte. Quindi
è importante l'ambiente, è importante nell'ambiente, io ci metto anche il pallone, l'ambiente è troppo importante per poter fare qualcosa. Quello che ci hanno detto è che noi interagiamo con il nostro ambiente attraverso la nostra motricità, quindi dobbiamo per forza realizzare motricità con quel pallone lì, ok? Poi facendolo con un altro pallone, io la uso per l'altro pallone, però sono caratteristiche completamente diverse, perché da un pallone all'altro bastano 50 grammi, tra un pallone e l'altro cambia tutto. Come hai detto te, basta 0,5 bar tra un pallone e l'altro e cambia il pallone. C'è troppa differenza tra le cose, quindi bisogna lavorare proprio in specifico, secondo me. Poi si possono far fare altri tipi di esperienze, queste no, io non le tolgo di mezzo, per amor del cielo. Però se io faccio un alleno, se io alleno un portiere, su 2 ore di allenamento, alleno 1 ora e mezza col pallone da rugby e mezz'ora col pallone con cui si gioca, secondo me non ci siamo. Secondo me non ci siamo. Deve allenarsi col suo pallone, anche perché tu che calci, e tu l'hai visto, hai visto come calciano Dario e Alessandro. Tu, quell'anno che sei venuto lì, c'era Maniur, portiere dell'Under 19 nazionale rumeno, forte. Allora, quando calciava Claudio, allenatore di portiere, non conto, ma quando andava a calciare Alessandro, e Alessandro calciava facendo 2 o 3 passi, non di più, Maniur non ne prendeva uno. Perché non leggeva quello che stava succedendo, perché non aveva quel tipo di esperienza e forse neanche le capacità, ma soprattutto l'esperienza di quel tipo di calcio. Cioè lo stesso pallone veniva utilizzato da 2 atleti diversi in maniera completamente diversa. Quindi secondo me è molto importante. Poi si possono far fare anche le altre esperienze, non lo metto in dubbio, ma la percentuale di esperienza fatta nell'ambiente corretto deve essere quella lì. Sennò, è quello che si diceva. Assolutamente, quello che si diceva anche ieri con il mister Perrelli è che appunto quando l'allenatore chiama e chiede al portiere di non sbuffare, di fargli fare, perché lui deve stare in campo, deve giocare, deve provare differenze anche di gioco, situazioni, calciatori differenti, modalità differenti, loro che questo, allenarlo 4 ore con lo stesso tipo di calcio, perché comunque meno male poi impara a conoscere anche noi preparatori, no? Capito? Quindi anche parte del ruolo del portiere questa, cercare di conoscere il giocatore o chi ha davanti, e quindi sicuramente anche lì lo stimolo cambia. Ecco, magari cambiare appunto il lavoro sul suolo potrebbe, che si viene fatto, perché comunque si lavora sulla sabbia, come dicevi tu, appunto su campi sintetici, non sintetici, più o meno duri, cercare di stimolare magari anche la parte podalica forse potrebbe dare un aiuto in più. Però sicuramente è un argomento molto, molto intenso e non facile da affrontare con la classica chiacchierata molte volte, però ci stai dando veramente degli spunti importanti e basati, che comunque sono basati su degli studi. Vi faccio vedere un video, se dalla nostra regia la signorina Sara, anzi signora perché felicemente sposata, signora Sara, ci potrebbe indirizzare verso la slide 22, che è la precedente a questa. Vi faccio vedere una cosa, una prova che ho fatto io. Ok, se fai partire il filmato, prima di far partire il filmato, aspetta, questa signorina e mia figlia Valentina, che ha 15 anni, in questo periodo del coronavirus, noi scendiamo ogni tanto in questo giardino con lei e con l'altra più piccola e facciamo un po' di attività, cioè nel senso andiamo in bicicletta oppure giochiamo un po' a tennis. L'altro giorno mi dice: papà, ma possiamo usare il pallone? Io tiro fuori un pallone, lei è una sì, è grande, lei è una ballerina. Io l'ho vista qualche anno fa, mamma mia, cambiamento, complimenti. 8 anni fa, a metà della... E allora, adesso mi ha detto, proviamo. Allora gli ho detto, attenzione, il sistema specchio, cioè le caratteristiche del sistema specchio, che riguardano anche quello canonico, che i canonici non fanno parte del sistema specchio vero e proprio, però qual è? È quella che rispetto allo scopo noi ci comportiamo, cioè il comportamento dipende dallo scopo. Mia figlia non ha mai giocato a pallone, in questo filmato dico a mia figlia: fai una cosa, passami la palla dove mi metto io, ok? Falla andare, Sara. Ah, mi spiace, si vede. Vedi,
io sposto lei, mi sposto io e lei prova senza sapere, guardate, lei usa il pallone per come sa, lo calcia male perché guardate lo calcia quasi sempre con la parte interiore del piede, guardate, però non so se riuscite a notare, lei comunque cerca di indirizzarlo dove sono io, con quello che sa, con quello che sa fare. Peccato, si vede a tratti, mi spiace. A tratti, fa niente, però rende l'idea. Ogni volta che mostro questo video, io ho avuto questi giorni, ho avuto modo di fare alcuni incontri, alcuni webinar con molti allenatori di qualsiasi categoria che lavorano settori giovanili, prime squadre, eccetera, eccetera. Ho fatto vedere questo video e tutti hanno notato una cosa, che comunque il soggetto, cioè Valentina, si chiama così, Valentina cerca, in base a dove sono io, quindi l'obiettivo sono io, e lo scopo è dare la palla, ma cerca di fare questo. Allora, se noi ci mettiamo nelle condizioni, perché questa è una bambina che non sa giocare a calcio, quindi è veramente agli inizi, ai primordi del suo rapporto con il pallone e con il gioco del calcio, che poi tanto gioco del calcio non è, perché qua passava soltanto la palla. Ecco che lei, con i suoi rudimentali diciamo attrezzi, prova a darmi la palla. Questo ambiente diventa, se voi lo provate a vedere dentro un campo da calcio, diventa un ambiente molto più congruo, molto più vicino alla realtà di riferimento rispetto a un dare la palla io a Rudy, Rudy a me da fermo, perché lei si sta muovendo. Non so se riesco a rendere l'idea. Bene, certo. Faccio vedere un altro esempio. Mi dà una mano. Sì, bravissimo. Se mi va alla slide 18. Allora, presento un attimo l'ambiente. Questo è un campo di calcio. Allora, questi sono dei bambini della leva 2012, dell'anno scorso. Questo siamo a gennaio 2019, quindi sarebbero gli attuali 2013. Questo è un campo di calcio di una scuola calcio di Caserta, un campo di calcio che loro non hanno mai calcato. Era la prima volta che andavano lì sopra. Loro si allenano solitamente su un campo a 5 con l'erba molto fine, praticamente. Perché lo dico? Perché vedrete che il pallone è un po' rallentato, perché loro questa erba sintetica è un po' più alta, è nuova. Benissimo, gli facciamo fare questo gioco che è praticamente loro sono in quattro bambini, stanno esterni a un quadrato delimitato da questi cinesini e si passano la palla. Vai pure, Sara. Parliamo un attimo di specificità. Vai pure. L'istruttore dice ai bambini, non so perché non va a scatti, non mi dispiace, dice ai bambini di passarsi la palla. Quindi i bambini, basta, soltanto di spassarsi la palla, si vede male. Non mi spiace. Non c'è problema. Poi al massimo mettiamo qualche video nei commenti, così si può rivedere con calma. Però sicuramente l'effetto anche del campo, appunto, per loro che era magari sconosciuto, può dargli secondo me, cioè, c'è stato un cambio dopo un tot di minuti di atteggiamento. Te lo faccio vedere dopo. Però purtroppo... Sara la vede normale, qua non riusciamo a vederlo bene. Comunque, okay. Succede? Se riuscite a vederlo normale, fatecelo sapere cortesemente in live comments dei ragazzi anche dell'Insubria, così noi possiamo commentarlo, mi pare che lo vediate bene voi, non noi. Sara, rimandalo un attimo, io lo commento un pochettino, sperando di essere il più sincero possibile. Come vedete, loro fanno quello che vogliono, quindi controllano sia col piede destro che col sinistro, controllano e poi giocano in base alla situazione e fanno quello che sanno fare, si vede male purtroppo. Io ritengo che che questa situazione sia, diciamo, possa essere utilizzata per insegnare a giocare, a fare controllo e transizione, però è anche vero che rispetto alla realtà, al contesto reale che è la partita, siamo molto lontani. Un po' questi commenti che facevano i tecnici. Se vai, Sara, se vai alla slide 28,
possiamo vedere un'altra cosa, quello un po' che diceva, che ha già preannunciato Rudy, senza volerlo. Mi veniva, io non le ho viste chiaramente nelle slide, nel il video, però mi insomma... Aspetta, Sara, aspetta. Adesso rispetto a prima non cambia niente, c'è cioè l'ambiente uguale, stesso terreno, questo gioco è stato fatto pochi minuti dopo. Ci sono soltanto due bambini in più all'interno di quel quadrato, uno che gioca con i blu e l'altro che invece difende. Va, manda pure. Ecco l'arancione che compare, a cui gli è stato dato il compito di non fare arrivare la palla al centrale blu. Ma non capisco come si vedono così male, mi spiace. In questo caso lo scopo era lo stesso, con movimenti diversi, giusto, come dice anche nel video. Lo scopo è sempre controllo di trasmissione, si usa un giocatore in più. Questo purtroppo non si vede bene, e questo attiva molto di più i bambini, ma molto di più. E la loro attività motoria, che è specifica in questo caso, è molto più libera e dipende dalla posizione del compagno e dell'avversario. Quindi loro colpiscono la palla, a un certo punto si mettono proprio a colpire la palla, o di prima, o di esterno, o di sinistro, che magari sono destri, perché magari l'avversario gli sta venendo incontro. Loro devono per forza attivarsi in un determinato modo. Se loro colpiscono la palla. Ci sono dei problemi, infatti, sentivo male Umberto. Prova, vediamo se... Non so se il problema sono io. Ok. Dovrei essere forse solo in diretta io. Sono i problemi di connessione. Ecco, forse è rientrato Umberto in questo momento. Sì, Umberto. Riproviamo la connessione. Nel frattempo, ragazzi, vi chiedo le ultime domande, perché il tempo scorre, siamo un'ora e mezza. È vero che la prima mezz'ora è stata dedicata a, diciamo, un po' di Marcord, però se, ecco, Luca scrive: il secondo esercizio è molto più simile alla partita, grazie anche all'inserimento dell'avversario. Sì, in effetti stavamo dicendo proprio che cambia il contesto, cioè il contesto della partita è semplicemente gestito in modo differente ed è più vicino a quello che succede. Adesso se Umberto riesce a rientrare, magari ci spiega il perché si è creato l'esercizio precedente, quindi quello prima senza intervento dell'avversario, invece con l'intervento dell'avversario. La regia, se può rimandare nel frattempo magari il video, così riusciamo a vederlo. Grazie Edoardo per il commento che adesso cerchiamo di risolvere. Questo è il secondo video, appunto, che fa notare appunto la differenziazione, quella dell'avversario che va a disturbare. Guardate, avete visto questo bambino come ha calciato di prima intenzione, diciamo, andando anche ad aggrovigliarsi su se stesso. Guardate lui che scivola. Questa, diciamo, tecnica, questa motricità specifica, mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Questa motricità è proprio... diciamo, è una proprietà emergente, nessuno gliel'ha insegnata. Loro si comportano in base a quello che sta succedendo e reagiscono nel loro modo. Quindi il dire che io sto insegnando qualcosa mi diventa difficile a volte. Diciamo che l'ambiente in cui li metto, ok, l'ambiente che propongo loro poi dovranno gestirlo, manipolarlo, utilizzarlo, rispondere a questo ambiente, soprattutto in un'attività come questa, che è molto, diciamo, aperta, perché l'unico vincolo che hanno i bambini, cioè i giocatori di calcio, è che non possono utilizzare le braccia e le mani, soltanto uno lo può utilizzare, che è il portiere, che sta, però deve stare all'interno di quella zona che è l'area di rigore. Quindi questa possibilità che hanno loro, se lo rimandi un attimo Sara, mentre parlo magari si scorge ancora qualcosa, purtroppo, vedete che osservano, guardate come calciano, lo fanno
lo fanno con una senza diciamo ragionamento, loro hanno motricità in base a quello che sta succedendo. Il sistema specchio funziona proprio in questa maniera, cioè vedo e agisco in base all'esperienza che mi sono fatto, e questo mi fa pensare che secondo me più lo sport, io parlo di calcio ovviamente, più riusciamo a mettere degli ambienti vicini alla partita compatibilmente con le conoscenze che hanno i bambini, e meglio è per loro per acquisire sempre esperienze migliori per la partita. Tutto lì. Ok, se intanto ci sono le ultime domande, stavo dicendo Umberto che siamo arrivati a un'ora e mezza, che è scorre velocemente ma anche piacevole, quindi io starei qui tutto il giorno, ogni tanto le nostre telefonate si prolungano così. Appunto diceva Luca, il secondo esercizio è molto più simile alla partita grazie anche all'inserimento dell'avversario. Questo ecco, potrebbe essere usato anche quando si faceva il classico torello, no? Oppure la mischia. Bravo, sono d'accordo con te. Questo potrebbe essere sicuramente d'aiuto. Una volta si faceva tanto, ancora adesso voi lo proponete? A Genova lo proponi ai ragazzi dell'Under 19? Allora, se il torello viene utilizzato, se il torello viene utilizzato come, sì, come attività ludica, però dove poi ci sono dei contenuti tecnici, sì, perché i giocatori che stanno all'esterno devono passarsi la palla, fanno un sacco di finte. I giocatori che stanno all'interno, se sono più di uno, due o tre, collaborano anche insieme vocalmente, quindi verbalmente, e anche con la postura del corpo affinché gli altri, quelli che stanno dentro, che devono recuperare palla, collaborano insieme affinché si possa andare a recuperare la palla il prima possibile. Questo è vero, e io lo condivido, credo che sia un esercizio importante, anche se poi mancano tante altre caratteristiche del gioco. Però per quanto riguarda l'uno contro uno, o due contro uno, o il due contro due, è un esercizio molto vicino alla partita. Si potrebbero inserire nel torello le improvvisazioni, quindi aumentare il numero di partecipanti da un momento all'altro, quindi far cambiare in questo modo, con il numero di giocatori in questo caso. Luca dice, quindi vuol dire che il sistema specchio lavora a livello situazionale? Il sistema specchio lavora sempre, poi vi faccio vedere questo filmato. Lavora sempre, fortunatamente lavora sempre, se non lavorasse probabilmente porterebbe delle conseguenze. Dicono che l'autismo, dicono gli scienziati, non io, che l'autismo sia una conseguenza del malfunzionamento del sistema specchio. Però c'è chi lo dice e altri scienziati non concordano, sono loro che poi vanno avanti con la ricerca. Il fatto che il sistema specchio non funzioni comporta delle problematiche tra noi e l'ambiente, questo è sicuro. Quindi è ovvio che nella situazione, ha fatto bene Luca a indicare il situazionale, più la situazione è evidente e più impariamo a gestire quella situazione. Ma voi guardate, Matteo, è vero che la capacità di analizzare la situazione con l'avversario è fondamentale? Assolutamente. Ma sempre eseguire il gesto tecnico in modo corretto non semplifica l'esecuzione. Allora, ma per saper eseguire... Allora, vedi, Matteo, hai toccato un tasto, secondo me, proprio giusto. Cosa vuol dire saper eseguire il gesto tecnico nel modo corretto? Domandone. Cosa vuol dire? Esiste il modo corretto? Chi è che dice... si suol dire nel calcio che tu il passaggio più corretto possibile al giocatore sbagliato è un passaggio sbagliato, se ci pensi. Quindi eseguirlo nel modo corretto cosa vuol dire? Cioè tu vai a chiedere a Pirlo come Pirlo, Xavi, questi giocatori straordinari, ma ce ne sono una marea, come facevano a dare quella palla lì in modo corretto, perché gli ha insegnato qualcuno a dare quella palla in quel determinato modo? No, è una loro caratteristica che loro hanno allenato nel tempo, poi hanno ovviamente delle caratteristiche genetiche ben precise. Quindi il modo corretto dipende dall'obiettivo. Cioè Inzaghi faceva gol in tutte le maniere, vai a dire qualcosa a Inzaghi che ha fatto 100 gol in Serie A o quanti ne ha fatti, campione del mondo, eppure calciava in maniere... E anche in questa live devo dire, differenza tra efficiente ed efficace. Assolutamente. Ma vi faccio vedere questi due bambini, sono un 2015, lo presento prima Sara, poi puoi mandare, puoi andare in play, sono un 2015 e un 2016, che giocano
uno degli sport più belli che ci siano al mondo, penso, l'uno contro uno. In questa scuola calcio sono, non voglio dire sono banditi, però le esercitazioni sono sempre molto vicine alla gara. Puoi andare, se, io spero che si veda, se no mi suicido. Mi sono giocato l'ultima carta. Comunque guardate cosa fanno, contrasto, si comportano in base all'avversario, va da una parte perché l'avversario gli impedisce di andare, poi fa gol, di esterno sinistro fa gol, incredibile. Chi gli ha mai detto di fare l'esterno sinistro a questo? Si è trovato lì e ha calciato di esterno sinistro. Guardate come col suo corpo istruisce l'arrivo dell'avversario. Chi gliel'ha mai detto di fare così? E calcia anche lui l'esterno destro, Assolutamente. Questi comportamenti emergenti di un bambino così piccolo, da dove vengono fuori? Vengono fuori dal mio insegnamento? La vedo dura, perché non credo che quell'allenatore gli abbia detto di calciare di esterno destro. Sarebbe un pazzo, sarebbe visto come un pazzo, ma soprattutto viene fuori perché probabilmente in quel momento lì il pallone, quella posizione, lui lo caccia con quella parte del piede e va bene. E questa è l'esperienza che secondo me devono fare, un'esperienza viva, proprio online quasi, ecco. E non bisogna limitarla in quello. Poi piano piano, come diceva il collega precedente, è ovvio che il gesto deve essere affinato e lo si affina attraverso una molteplicità di ripetizioni, però dipende sempre dall'obiettivo. Lì c'avevo il pallone vicino alla porta, il piede era messo in un modo, con lo calcio di esterno. Questa è una mia interpretazione, ragazzi. Ci sono appunto quei giocatori che riescono a cambiare in base al pensiero dell'avversario, quindi in quella frazione di decimo di secondo riescono a tirarti fuori qualcosa in più che non è. Non so se è pensato, secondo me è pensato, ma avviene proprio da un... non lo so. Secondo me non è pensato, ma secondo me è un'opinione. Secondo me non è pensato, cioè, io ti dico questo. Non è pensato per il semplice motivo che è stato provato che il movimento viene eseguito, provato proprio da Rizzolatti, il movimento viene eseguito da movimenti che bypassano completamente la ragione. Quindi io vedo e agisco. Questa è una caratteristica dei neuroni specchio. Cioè sono bimodali, vedono e agiscono. Sono visuo-motori. Ma io vi racconto, se volete, se mi permette Rudy, vi racconto un aneddoto del suo amico juventino Alessandro Birindelli. Non avendo fatto... Mi ricordo ancora il suo cross col Barcellona, io... Vabbè, l'unico che ha fatto, non riuscivo a fare quello. Era un fabbro, era. No, scherzo. Allora, Alessandro, non avendo io fatto come sportivo, come atleta, non avendo fatto sport ad alto livello, avendo avuto la possibilità di stare a contatto con atleti che invece lo hanno fatto, che hanno alzato coppe prestigiosissime, vivendo con loro, io ho sempre fatto la mia curiosità è a mille, ho sempre fatto delle domande. Un giorno gli dico ad Alessandro, proprio per questo quello che diceva Rudy, gli ho detto: Ale, ma raccontami qualcosa, non so, di Lippi, le sue strategie comunicative, soprattutto perché sono molto interessanti. Lui mi racconta: un giorno vanno a giocare una partita di Champions League, una roba da poco, dove vanno a giocare a Madrid contro il Real di giocatori di un certo livello, e lo incontra nel corridoio e Lippi, adesso io la racconto per come la ricordo, Lippi lo ferma, gli mette la mano sulla palla, scusate la volgarità ma ci sta, gli dice: Biro, oggi giochi e sono tutti cazzi tuoi. E Biro guarda, ah sì, giochi a sinistra. Gli faccio: Ale, ma a sinistra? Cioè, così ti dici giochi a sinistra? Non avete provato niente, giochi a sinistra? Loro non avevano bisogno di provare in maniera così, cioè voglio dire, loro provavano sempre. Però in quel momento Lippi aveva pensato di far giocare Birindelli a sinistra. E da quella parte giocava un certo Figo. Uno qualunque. Come ti ha detto di giocare contro Figo, così come se avessi detto vammi a comprare il Cingingo, me l'ho capito. Cosa ho fatto? Io ho detto: beh, cosa ho fatto? Io so che Figo, per esempio,
quando riceve la palla, la prima cosa che fa, ancora prima di ricevere la palla, ti punta. Cioè lui deve ancora ricevere la palla e ti punta. Quindi io so che devo posizionarmi in modo tale da non farmi puntare per essere superato. Però mi dice, il problema non è tanto quello, il problema è che arriva una palla da 60 metri da un certo Roberto Carlos che la lanciava ferma, dritta, proprio sul petto di Figo, non doveva fare neanche un millimetro, gli arrivava, quindi Figo mi guardava perché sapeva che la palla arrivava lì e la controllava come se stesse controllando un palloncino, invece era una palla che era scagliata a 80-90 km all'ora, la metteva per terra e continuava a guardarmi. Quindi cosa voglio dire? Che il giocatore Birindello doveva in quel momento lì vedere tutti i movimenti che stava facendo Figo, ma soprattutto vedere la palla, perché era la palla determinante. Quindi tutto il resto, grazie alla sua esperienza, la tralasciava, tutte le finte che provava a far Figo, lo doveva lasciare stare, doveva guardare il pallone, perché sapeva che era l'unica cosa che poteva mettere in difficoltà, non tanto i movimenti di Figo. Questa esperienza è un'esperienza di un giocatore straordinario, perché ha fatto 11 anni di Juventus, un giocatore straordinario, che stare alla Juventus vuol dire, come ha detto qualche giorno fa Del Piero in televisione, ha detto che tu puoi anche fare 3 gol in una partita, ma se la partita successiva non fai un gol, si ricordano il fatto che la partita successiva non hai fatto un gol. Quindi la tua media deve essere non 7, non deve essere 6 facendo 7-5 o 8-4, deve essere sempre 6. Certo. Sempre 6. Mi ricordo al museo, andai al museo la prima volta e vidi la maglietta di Alessandro di Birindelli, feci una foto e gliela mandai sul cellulare con sopra le sue presenze e gli dissi, non è qui a caso, cioè, essere lì dentro in quel museo sicuramente vuol dire essere nella storia. Però tornando al sistema specchio, io credo che questi giocatori hanno un'esperienza, si sono fatti un'esperienza tale a un livello oltretutto coordinativo straordinario, perché sono trattare quello sport lì in una maniera straordinaria, ecco, che possono risolvere delle situazioni del genere. Io quando guardavo le partite insieme ad Alessandro, Alessandro mi diceva, l'hai vista quella cosa? No. Pure lui aveva vista. È quello che voglio dire, purtroppo, perché non tutti hanno questa capacità, cioè la capacità di riuscire ad andare oltre è veramente di pochi, e quello secondo me loro vivono prima che ci fosse, scusa se ti interrompo Rudy, ma prima che ci fosse l'analisi video poi così accurata come c'è adesso, loro l'analisi video la facevano in campo, dopo 2 minuti sapevano benissimo affrontare l'avversario. Quindi questa straordinaria capacità è proprio data da un sistema neuromotorio come quello specchio, che ci permette di stare al mondo. Questa è la cosa più importante. Poi la trasliamo negli sport, e poi ci sono se tu pensi ai tennisti, i tennisti sparano a 200 all'ora, giusto, no? E l'altro comunque risponde. Voglio dire, ci sarà un motivo, perché capiscono prima, grazie all'esperienza, leggono un po' prima attraverso i movimenti addirittura della mano, di come il giocatore lancia la pallina, capiscono cosa potrebbe fare, perché hanno un'esperienza motoria acquisita. Secondo me un po' più. Sì, assolutamente d'accordo. Poi ci sono personaggi come il mio vecchio preparatore dei portieri, il mio più grande preparatore, che è Leardi, campione italiano con l'Inter, secondo portiere, che però calciava la palla da fermo e mi diceva anche te la metto là, e non solo perché io ero scarso, ma anche se partivo prima non la prendevi ma neanche a pagare, perché aveva questa capacità veramente di un controllo eccezionale. Parliamo di un portiere comunque ha fatto delle battaglie di 1200 minuti tra Serie A, Serie B nel Pisa, faceva un portiere che faceva 6.000 palleggi, cioè i piedi sembravano quelli di Zico, non quelli di un portiere, lo ricorderò per sempre questo. Però sicuramente queste capacità forse un po' in noi ci sono in modalità differenti, e sicuramente come tutto andrebbe analizzato proprio questi soggetti che hanno questa capacità magari più sviluppata di altri, e cercare di capire se ci sono connessioni con la vita che loro hanno fatto, con i pensieri che loro hanno avuto durante queste esperienze. Cioè, quello che tu hai raccontato di Figo, cioè non ci mettevano 5 minuti, era una roba di un attimo. Quindi quello che è quella capacità di trasferire e trasformare l'informazione in gesto motorio, questo forse è la cosa veramente interessante, no? Sì, ti ripeto, da quello che ci è stato detto, lo si fa ormai
in maniera automatica, però quello che è importante è l'esperienza fatta precedente. Quindi come chiosa finale io penso di poter dire questo, che più facciamo, più lavoriamo in situazione, ma la situazione non vuol dire che deve essere per forza di cose l'11 contro 11, la situazione è però il contesto, deve essere contestualizzata in maniera funzionale alla situazione di gioco, certo. E se tu pensi che la situazione di gioco, come diceva Luca, è comunque quella più piccola è l'uno contro uno, quindi giocare contro un birillo secondo me non è così producente, bisognerebbe giocare contro un altro avversario. E poi da lì nascono una serie di esperienze che il bambino o l'adulto porterà poi in partita. Io credo che sia questo. Ognuno di noi ovviamente, interpretando gli studi fatti, può mettere in campo la propria didattica più che è la propria metodologia, ecco. Anche perché, come dico sempre, ricordiamo che la metodologia non è scienza, cioè ogni cosa, non esiste l'esercizio perfetto, non esiste il metodo perfetto, non esiste l'allenatore perfetto e l'atleta perfetto. Hai fatto bene a precisare la metodologia, bisogna stare un po' attenti sulle metodologie. Sì, sì, assolutamente. Quando mi dicono guarda, la mia è la migliore, sinceramente per me ha già perso. Assolutamente non può essere ma al di là di dire la mia è la migliore è proprio dire io uso la metodologia di Rudy, diciamo che Rudy ha un metodo che è suo, ma nel momento in cui lo faccio mio e lo trasferisco io al mio atleta diventa mio, cioè cambia completamente. È quello che abbiamo sempre fatto anche con lo Spider, no? Noi abbiamo un protocollo, tutti mi chiedono dammi degli esercizi da fare, ma io se ti do più esercizi da fare non saranno mai giusti al 100% per il tuo atleta. Io ti dico quali sono le linee guida. Anche i miei discenti, anche nei corsi come docente, io dico sempre guardiamo tutti dentro un imbuto. Se ci mettiamo in riva al lago e dall'altra parte c'è una sponda, io mi metto in quella posizione, guardo dentro l'imbuto e poi passi tu e l'altro, tutti verso quello tipo finale. Il collo dell'imbuto però è lungo così, poi a un certo punto si apre e voi entrate in campo lì, io sono quella parte, il collo dell'imbuto che è quel protocollo che noi per garanzia, sicurezza ed esperienza mettiamo a punto. Poi l'imbuto si apre e come tu arrivi dall'altra parte, che vai diretto, che vai a destra, che vai a sinistra o che si intrecciano le parti, non importa. Abbiamo tutti ben chiaro l'obiettivo, le nostre esperienze e anche il nostro know-how, che è diverso da ognuno di noi, perché ognuno di noi ha fatto esperienze differenti e studi differenti, deve portarci però a un unico obiettivo. Questo è quello che dico sempre anche ai miei discenti. Scusami Rudy, dico una cosa. Giorni fa tu hai avuto un ospite che viene dal nuoto. Sì, che tra l'altro mi hai presentato tu, ricordiamolo, l'ho ricordato anche in diretta. E tra l'altro l'ho presentato io. Sì. Allora, lui, io quando sono entrato nel loro staff non sapevo niente di nuoto, sono poche cose così da appassionato, ma niente di più. E per farvi capire quanto è importante l'ambiente e quanto deve essere specifico, mi dicevano che, per esempio, nuotare in una vasca 50 metri, profonda 2 metri o 3 metri, cambia completamente tutto. Cioè è più veloce quelle da 3 metri, perché sentono meno i flussi dati dagli spostamenti, i flussi liquidi dati dagli spostamenti. Nuotare nella vasca centrale rispetto a quelle laterali è un'altra cosa, perché nella vasca centrale non si sentono le influenze di quelle laterali, invece stando lateralmente si prendono un po' tutte le onde. Tutte queste cose cosa fanno pensare? Che l'ambiente è troppo importante e dobbiamo cercare di tenerne conto ogni qualvolta noi facciamo un'attività motoria. È troppo importante, quello che dicevo prima del napoletano che va al nord e prova a guidare la sua stessa macchina sul ghiaccio. Certo. Cambia l'ambiente, cambia tutto. E noi dobbiamo adattare dal punto di vista motorio. Questo è un po' il sunto del sistema Specchio, ci dà la possibilità di adattarci molto da questo punto di vista. Assolutamente. Io tra l'altro martedì avrò anche un altro ospite, sempre parlando di calcio, di avere nuovamente Davide Quironi, che è il preparatore dei portieri della Nazionale Giovanili. A breve avremo anche Domenico Papa, che ha confermato il suo invito e ci sta guardando, probabilmente ha detto che ci avrebbe seguito, soprattutto te avrebbe seguito, altro personaggio importante della parte di preparazione atletica. E su questo vorrei proprio, insomma, aprire una piccola
parentesi, che è quella del preparatore atletico, cioè la figura del preparatore atletico, che a mio parere ancora non è inquadrata in un team ben specifico, anche perché mi dicono, scusa Rudy, tu prepari il campione di squash, il professionista del wild team di ciclismo, e non ho mai fatto né squash né ciclismo, ho preparato le ragazze del Bob, i campioni del mondo di bullying hanno creato, si è creato questo centro studi federale, sono un docente per il bullying, cioè la multidisciplinarità che varia, da che cosa è data? Cioè la figura, come fai ad essere un preparatore atletico di ciclismo se tu non hai mai seguito il ciclismo? Ecco, questa è una cosa importante. Tu mi stai dicendo, hai fatto nuoto, hai fatto preparatore atletico di una delle società più importanti con atleti professionisti del mondo veramente di spessore, senza aver mai fatto quello come sport principale, magari. Ecco, io penso che su questo ci sia da valutare un po' di situazioni. Sicuramente la capacità di analizzare il gesto tecnico e la finalità di quello sportivo, ma soprattutto di valutare l'atleta, quelle che sono le sue capacità e quelle che possono essere migliorate, i suoi punti di forza e non i suoi punti di debolezza, ma i suoi punti migliorabili. Quello è, e fargli trasmettere anche la capacità. Ovviamente poi le conoscenze di base, adesso io, insomma, come te, 22 anni che faccio questo, e devo ancora imparare, imparo ancora, cioè, sono ancora allo studio, alla ricerca di valutazioni, però sicuramente la figura del preparatore atletico specifico a volte è anche un po' riduttivo, perché io penso che tu quello che stai facendo anche al Genoa con i ragazzi di adesso non sia solo frutto di quello che hai imparato nel mondo del calcio, ma nel mondo della preparazione atletica in generale, perché hai preparato tecnico, nuoto, giusto? Certo, cioè, ma guarda, l'esperienza con la DN Swing Project, insieme a Dre Di Nino, Enzo Iodice, Mimo Papa, che hai citato prima, è stata molto importante per la mia ulteriore, diciamo, l'ampliamento di altre informazioni che ho utilizzato adesso, perché ho avuto modo di analizzarle e di andare avanti. Quindi, oltretutto, io facevo il secondo Mimo Papa, quindi era una collaborazione tra uno che viene dal basket imprestato al nuoto, uno che viene dal calcio imprestato al nuoto, una collaborazione tra di noi, quindi erano tre sport che si intrecciavano. Il fatto di analizzare, questo ci dava la possibilità di costruire qualcosa che a volte ha portato dei risultati, a volte no, però ci siamo impegnati in questo. Io penso che questo sia davvero importante. Allora, io nel frattempo vorrei ringraziare i ragazzi dell'Insube che hanno seguito, visto che siamo rimasti collegati tantissimo su YouTube, sia su YouTube che su Facebook verranno considerate valide chiaramente le vostre presenze, questo lo dico, vi arriverà successivamente anche un attestato tramite l'università, penso, se non sbaglio mi corregga la regia, per la live precedente è già stato fatto, e vi arriverà anche grazie al professor Millanta che ci ha dato questa connessione, quindi lo ringrazio tantissimo. E per quanto riguarda invece i prossimi ospiti, a breve sto aspettando anche risposta da un portiere di Serie A importante. Domani il 25 aprile abbiamo deciso di non fare chat, di non fare live, se non che magari all'ultimo ci sia proprio qualcuno che vuole intervenire e vuole fare magari un'oretta con noi. Quindi attualmente rimaniamo a settimana prossima, ricordo tutti i giorni alle ore 14 ci sarà una live. E questo anche per quanto riguarda appunto da martedì, e avremo anche Cristian Maiorano il 30, che è un laureato in scienze biomediche, un biomeccanico anche lui importante della preparazione atletica. Lì sarà un tema molto molto tecnico, anche parlando di biomeccanica, leve, preparazione atletica di squadra, e poi chiaramente avremo anche la kinesiologia e la valutazione con diciamo la professione del futuro del kinesiologo. Chiaramente poi c'è il 1° maggio, però siamo già attivi, a breve butteremo fuori tutti i nostri appuntamenti, e anche perché il 2 avremo, visto che ne abbiamo parlato fino adesso, anche il mio atleta di squash, non solo, ma anche sia maschile che femminile, con 2-3 atlete che sto preparando a livello internazionale e con il preparatore atletico anche diretto dello squash. Umberto, solo 2 parole sul Genoa, io sono curioso, perché intanto ringrazio di nuovo la società per averci dato la liberatoria e la possibilità di chiaramente divulgare tutto. Sono curioso, dimmi 2 parole sul Genoa che chiudiamo con i saluti. La società gloriosa, e che speriamo che rimanga in Serie A, perché sono società che devono rimanere nella massima serie, poi non posso, no?
non so cos'altro dirti, perché vedere in quella posizione proprio mi piace il cuore, però anche secondo me un po' c'è, cioè, immeritato, hai ragione, sono quelle cose che vedi come è successo al Bologna l'anno scorso, no? Che vedevi in una posizione assolutamente non si addice. Genoa deve sicuramente essere una di quelle società che devono rimanere nel panorama di Serie A, assolutamente, io me lo auguro con tutto il cuore, e secondo me riuscirete anche per il futuro a lavorare tanto con i giovani, che è quello che potrebbe dare magari anche grazie al tuo aiuto, all'aiuto di tutto lo staff che collabora. Se voglio, allora, il settore giovanile del Genoa negli ultimi 15 anni, diretto dal direttore Michele Sbaravati, ha portato nei professionisti qualcosa come quasi 150 atleti, 150 giocatori. Per professionisti intendo C, B e A, ovviamente. E tra questi tantissimi hanno giocato non solo nel Genoa, anche in società di Serie A. Tu ne hai avuto uno crescito, per non parlare di Sturaro, pensate a Sharawi, giocatori straordinari. E quest'anno abbiamo altri giocatori che sono andati, che hanno esordito Leonise con 2001, un olandese, Rovella, che è un prodotto proprio del settore giovanile del Genoa, con Rovella, con centrocampista la Pirlo, che attualmente è sempre in prima squadra. Poi ci sono altri giocatori come Eyango, che è un francese, che stanno nell'ambito della prima squadra, quindi per noi è motivo di forte soddisfazione, perché facciamo parte di questo progetto, ecco. Puntiamo sui giovani che sono il futuro, sicuramente, e però facendoci aiutare dall'esperienza di chi è già sul campo da tanto. No, ma mi mandano via. No, assolutamente. Allora, io ricordo anche il libro Allenare giocando di Umberto Ruggero, lo trovate nei book, perché la cartacea è andata a ruba ed è stato acquistato da tutti, quindi è impossibile la ristampa in questo momento. Ok, è andata a ruba, sì. Come? Ce n'erano 5 copie, 4 le hai comprate tu. Io personalmente ne ho comprate 3. No, me è stato anche regalato, ce n'è uno in vetrina nella biomeccanica, nel laboratorio della biomeccanica, con la dedica interna, che costruisco con cura. Tra l'altro, gli altri sono stati richiesti, pensa che gli altri libri sono stati richiesti anche da persone che veramente non giocano a pallone, e anche solo per interesse della modalità nel quale è scritto questo libro, che è veramente veramente interessante. Umberto, ti ringrazio, abbiamo fatto 2 ore, le migliori chat tra amici anche durano tanto e passano velocemente nonostante il tempo. Ti ringrazio veramente tanto, poi noi ci sentiremo sicuramente, se è possibile magari faremo un altro intervento magari mirato a qualcos'altro, e ti auguro come sempre il meglio. Guarda, con grande affetto tornerei volentieri, però questa volta dall'altra parte vorrei vedere Sara, e tu vai in regia, per cortesia. Va bene, ci sto. Guarda, però Umberto la dovete fare in inglese, perché io avrò un ospite più avanti in inglese, chiaramente Non, il mio inglese non è così forte, io invece so che tu stai studiando l'inglese, quindi la farete in inglese, vi lascio lo spazio libero. Rumeno. Umberto, un grande abbraccio davvero, grazie di cuore, e grazie a tutti i ragazzi anche che ci hanno seguito. Ciao a tutti, buon lavoro.